Saluti e frecce, buonasera, buonasera ragazzi, ci sentite? È tutto a posto? Ci siamo? Ragazzi, sera. Buonasera, quella bottiglia d'acqua di Ghille è bellissima. Allora ragazzi, io voglio, prima cosa dire una cosa. Primo, questa sera non c'è la sessione 1 della campagna di Ghille, per un semplice motivo. Il motivo è che, uno, manca uno dei giocatori questa sera. Due, in sessione 0 siamo rimasti così tanto a bocca aperta che abbiamo detto aspetta un attimo, qua dobbiamo un attimo vedere cosa dobbiamo fare. Infatti abbiamo dovuto lavorare alle grafiche, alle illustrazioni, a tutte queste cose per dire fermi un attimo, qua non ci basta una settimana, dobbiamo, infatti stiamo lavorando per rendere questa serie, questa campagna degna della portata di ciò che ha creato Ghille, ma non solo. Quindi venerdì prossimo inizierà. Vogliamo salutare, prima di salutare i nostri ospiti, salutare questo nuovo talk, perché signori oggi inizia il talk, prima puntata ufficiale, già iniziata con i ragazzi di Drachma Ora, ma abbiamo anche trovato il nome, il nostro talk gestito, condotto da me e dal mio partner Guildir Ursus Draconis, a cui cedo la parola che vorrò sia lui, ragazzi, a presentare gli ospiti. Iniziate pure la ship, cosa? Cosa? Esattamente. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo talk, il nome è gentilmente scelto da voi ragazzi, per fortuna. Lavatrice aspirapolveri anche era una delle opzioni, beh, opzione, passo di un attimino più riconoscibile. Allora Feli, lei che è l'uomo tecnico, dobbiamo fare tutti i ringraziamenti del caso, introduciamo prima... Prima i nostri ospiti. Benissimo. Allora, ragazzi, i nostri ospiti che mi stanno anche spiegando in parte chi sono, perché io conoscevo Alessio, ragazzi, ho giocato insieme, conosco il loro canale, però tutta la cui si è presentata. Sono quelli di Artefactum TV, possono presentare in ordine di nome. Andiamo da sinistra a destra, ragazzi. Da sinistra a destra, la nostra sinistra? Quindi comincio io, poi... Esatto. Vabbè. Io sono Alessio. È tipo Alcolisti Anonimi. Abbiamo quindi Alessio Ambre Boatta di Artefactum TV. Ragazzi, noi abbiamo già fatto in un Wikitalk, abbiamo già presentato Artefactum TV, ma noi in questo nuovo talk abbiamo, ma che sinistra, sempre a destra, punti di vista. Ma dato che non ci occupiamo di politica, ma di fantapolitica, noi di questo, ognuno c'ha le sue. C'è chi per la teocrazia, per altre cose. Comunque, ragazzi, quello che voglio dire è: questa sera cominciamo un tipo di talk un po' particolare, dove parleremo di cose anche un po' sopra le righe, un po' non sempre belle, anche quelle cose non discusse. Parleremo del panorama del gioco di ruolo, parleremo di giochi di ruolo in maniera intrinseca. Il buon Ghille non ci pensa due volte. In profondità, degli argomenti. Ci poi giriamo intorno a noi per andare a rompere i coglioni agli altri. Esattamente, è toccato a voi. Perché qual è il senso di questa intervista agli Artefactum, ragazzi? Uno, loro vi diranno che cosa stiamo facendo in collaborazione, a parte che già il Ursus Draconis, Wikiroll e Artefactum già collaborano nella campagna, nelle queste campagne che stiamo facendo, ma non solo, faranno annunci loro. Ma oggi apriamo una bella discussione su una cosa, content creator. Cioè il mondo del GDR online, YouTube, dal vivo, eccetera, eccetera, visto sotto il punto di vista di Ursus Draconis, Ghille, che dovrebbe essere, se non il primo, ragazzi, diciamo uno dei primi, ad aver creato contenuti su YouTube riguardo il gioco di ruolo, i tutorial, ragazzi. Se non è il primo, ditelo, ma io penso che sia il primo, se non lo è sicuramente tra i primissimi. Poi c'è Wikiroll, che è nato nel 2020, e poi c'è Artefactum TV, che è nato nel 2022. Quindi stiamo parlando, ragazzi, di generazioni diverse del gioco di ruolo, che vogliamo sapere cosa hanno trovato di bello e di brutto, cosa si aspettano, cosa vedono e cosa capiscono. E adesso accontento Bolognese. Mi sto zitto. Prego, Ghille, parla tu. Ah, ragazzi, cos'è questo cambio di palle improvviso? Dunque, ragazzi, sì. Lasceremo parlare e seguiremo queste tre fasce del canale, quindi la mia prospettiva di chi ha visto tutti quanti, quelli che è arrivato dopo e dopo che sono appena gettati. E inoltre sottolineo anche una differenza di competenze, effettivamente.
perché a livello di competenze da YouTube Feli è più competente, io sto imparando qualcosa e, come anche stiamo discutendo prima, loro invece si sono trovati in un nuovo mondo perché è ben alto il loro ambito di competenze. E infatti, visto che tanto a me Feli già ci conosce, ragazzi, sempre i video su YouTube, un sacco di canali, bla bla, i nostri ospiti invece di cosa si occupano? Come sono capitati su questo YouTube? Perché sono capitati su YouTube? Quali sono le loro competenze nascoste, ragazzi? Ragazzi, noi abbiamo tante competenze, soprattutto quelle nascoste, perché quelle evidenti sono facili, insomma. Nascoste benissimo. Allora, noi in realtà siamo un canale atipico in qualche modo, perché è vero che produciamo contenuti, ma ne mangiamo molto poco di produzione di contenuti e di usufrutto dei contenuti stessi. Quindi noi ci siamo trovati a accendere in qualche modo... Il primo lag. Esattamente, la prima esplosione. Si sono ritrovati e si sono persi. Vorrei aggiungere Gil. E questo, ragazzi, è un altro aspetto di riflessione, perché spesso io stesso ho iniziato la mia avventura su YouTube perché ho prima visto il mercato americano. Chi mi piaceva, chi non mi piaceva, cioè è naturale, no? Loro invece si sono buttati senza sapere bene il mercato in cui erano. Un po' per citare uno che è molto famoso, un po' come fece Sabaku, no? Che arrivò, pubblicò la sua anima oscura molto molto tranquillo e guardate poi cosa è successo. È vero, esattamente. Io invece che sono quella persona che ha sempre fatto altro, non sapevo mai nemmeno editare video, però poi mi ci sono buttato a capofitto, essendo una persona che quando fa una cosa la vuole fare in maniera straottimissimissimissimissima, meravigliosa. Poi mi sono ritrovato a puntarci a livello, cioè, sia personale che professionale. E mo appena tornano, vediamo loro che cosa ci dicono, per l'appunto. Sono caduti su OBS Ninja, quindi aspettiamo che ritornino. Sì, comunque, ragazzi, appunto, parlando invece dell'argomento della serata, avete voi qualche domanda prima che arrivi i nostri ospiti? Per me Felice, riguardo appunto alla visione del gioco di ruolo, di come viene portata. Perché, come dico sempre anche nei miei video, ragazzi, bisogna considerare un prodotto nella totalità. Cioè, lo potete dirmi, ecco, una cosa è mi compro un gioco di solitario, lo gioco. Gioco di ruolo per forza di cose multiplayer, per forza di cose a cambio di tavolo, per forza di cose che metterete rapporti con tante altre persone diverse. Ok, ragazzi, quindi è inevitabile il rapporto con questa community, volente o nolente, che vi piaccia o non vi piaccia. Quindi, visto che in realtà contro i quali dovete confrontarvi, no? E è pieno di figuri loschi come Felice, che sono questi content creator che creano contenuti. Un tempo si chiamava gente che parla, adesso sono, no, siamo quasi persone serie, ecco, ragazzi. Infatti, ma bevete acqua? Io molta acqua bevo, ragazzi. Rieccoci. He's back. No, non mi hanno mai arrestato, ragazzi, nonostante la polizia spesso sia passata vicino a me mentre registravo video, ma nessuno ha mai fatto domande. Scusate, c'era scappata una competenza e siamo andati a nasconderla. Tranquillo, tranquillo. Allora, io adesso devo risistemare le webcam. Quindi questo, ragazzi, sono... Ma invece si sentirà comunque l'audio. Quindi nel frattempo fare modello... potete parlare. Nel frattempo potete parlare, ragazzi. Si sentirà qualche imprecazione, sì. Anche quella probabilmente. Soprattutto però quella. Noi funzioniamo anche da speaker, se vuoi, quindi puoi anche lasciarci così e facciamo tipo già l'appass band, rimaniamo con i box neri. Tranquillo, tranquillo, ce la faremo. Ci stavamo domandando qui sul divano quale fosse il problema con i carrelli, perché vedevamo la chat scorrere ma non sentivamo l'audio. Questo lo dice Gil. Questo semplicemente perché non mi ricordo, ah no, sì, è vero, io, ragazzi, mastero in piedi, o quando spiego qualcosa a una persona io lo faccio in piedi. Quando ti racconto una storia lo faccio in piedi, non sono capace di stare seduta. Infatti anche stare seduto in questo momento è un dolore. La campagna sarà terrificante. Ci sono momenti in cui, ragazzi, vedete che faccio questa cosa qua, poi... No, mi sono seduto. E quindi l'altra cosa dei video in piedi. E spesso ho fatto video nel carrello, per mantenere un senso di movimento mentre che parlo. Nei parcheggi dei... Adesso dei costi. Nei parcheggi dei supermercati, con la polizia dietro e gli spacciatori vicini. Giusto, ma siamo tornati a noi. Ora, come detto, noi, la gente già vi conosce, abbiamo già fatto un talk. In due parole, cosa vi ha spinto, quali competenze vi ha detto nascoste, diceva Gil, e soprattutto, perché a me piace parlare di cose piccanti, no? E quando vedo, vado online o sento talk, eccetera, eccetera, tutti non mettono le carte in tavola, no?
pochi dicono davvero che cosa vogliono, che cosa a cosa ambiscono, che cosa sperano. Voi cosa, a cosa ambite? Al di là del mi piacerebbe che tutti giocassero di ruolo, che bello. Oltre questo, capito? Avanti. Guarda, noi in realtà abbiamo competenze molto diverse, perché a parte la comune condivisa passione per il gioco di ruolo, il fantasy o il fantastico in generale, io personalmente faccio l'attore, il doppiatore in determinate occasioni. Ambra qui è una editor, è una curatrice editoriale, è vero, sì, molto, molto professionale. Mentre Boata è un performer, anche lui un giocatore d'esperienza, per cui insomma veniamo da settori piuttosto diversi. Insieme a noi, quelli che voi non vedete nello schermo, sono ragazzi che si occupano prevalentemente del comparto tecnico, quindi sono la nostra produzione, sono quelli che rendono possibile il fatto che voi ci vediate nel bene o nel male, al di fuori del fatto che io non sono capace di schiacciare il bottone della telecamera, ecco. Sì, e anche quelli a cui poi daremo la colpa per cui lo schermo è diventato nero. Esatto, erano quelli che erano andati a nascondere la competenza. Sì, perché non possono smentire quelli che sono fuori. Quando io dico è colpa di Siria, no? Non può smentire, non è qui, non in questo momento. Reagire. È una forma primitiva di bullismo, potremmo dire. Esattamente. Allora, vi dico loro questo. Sono fisicamente pronti e ci minacciano di costanza, quindi noi vogliamo molto bene la produzione. Telecamere spente, ragazzi. Sì, ma e questa è una cosa bella. Sì, infatti, questa è la cosa bella. Voi siete in presenza. Sì, noi sì. Siamo tutti alla distanza e la stragrande maggioranza dei canali sono persone come noi che si incontrano. Io sto in Calabria, quell'altro sta a Parma, quell'altro sta a Modena, quello a Bologna, quello a Roma, eccetera, eccetera. Però... Guarda. A questo proposito, perdonami se ti interrompo, io approfitto e ringrazio sentitamente chi ci ospita, perché noi li identifichiamo come la produzione, ma lo studio in cui esiste Artefactum TV è all'interno di una scuola di musica che si chiama Progetto Suono, che esiste sul territorio di Messina da quasi 30 anni ed è un cardine per un polo artistico della nostra città, e grazie alle passioni condivise anche del direttivo di questa scuola, per noi è possibile realizzare questi contenuti e realizzare le cose nuove che speriamo potervi far vedere in tempi molto brevi. Giustissimo. E allora poi mi chiedo, che lavoro fai? Faccio l'insegnante in una scuola elementare, faccio il cantante performer di musical e poi faccio lo youtuber. Ho detto quando inizia la campagna, venerdì prossimo, ragazzi, venerdì prossimo. Questi dicono, no, ma la campagna... A proposito, infatti, di questa dimensione, diciamo, di natura scolastica, è una domanda probabilmente retorica, però la faccio. E quindi portare tutto questo effettivamente nelle scuole? Cioè, il gioco di ruolo è... tutti lo conoscono, però in realtà è una cosa nuova, una cosa estremamente nuova, e tutti i medium di qualunque tipo artistico ci mettono sempre parecchio, anche gli sport, ci mettono sempre parecchio a ingranare effettivamente. Quindi è ovvio che tra 10-20 anni sarà molto diverso il panorama. Sì, sì. Già la situazione è molto migliorata rispetto a quando alcuni di noi hanno cominciato a giocare di ruolo. Io ricordo i primi anni delle mie esperienze di GDR, parallelamente alla mia ricerca di manuali su alcuni periodici, venivano fuori gli articoli su come identificare se tuo figlio era satanista e la lista dei dadi di D&D era fra i fattori che rientravano nelle cose da tenere sott'occhio. Quindi diciamo che la situazione è molto 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 migliorata rispetto a quanto tempo fa. Perché io arrivare a portarlo nelle scuole, il gioco di ruolo esiste già come forma di terapia, sotto forma di psicodramma o sotto forma di esercizi teatrali, per esempio, se vogliamo parlare del mio settore. Quindi in determinati modi già esiste. Poi so che esistono anche formati di GDR pensati proprio per un aspetto più didattico. E infatti nel mercato, diciamo, americano, in realtà in Inghilterra e Stati Uniti, ci sono dei professori che durante le ore libere, diciamo, fanno giocare gli studenti. È vero. Ci si vuole tempo che arrivi anche in Italia, però capiamoci, ok? Io l'ho fatto in classe una volta in cui erano in pochi e quindi non potevo andare avanti con il programma, erano davvero pochi, decimati da un'influenza che girava, sì, è vero, perché a scuola, vabbè, è normale. E un giorno erano... facciamo una partita a richiamo di Cthulhu. No, ho giocato a quello, ho giocato perché poi mi chiedono, ma tu fai lo youtuber, che cosa fai? Ho detto, ok, vi faccio vedere che cosa faccio. Erano quattro alunni
e ha detto giochiamo, vi faccio più o meno capire, giochiamo a D&D, facciamo finta di, era il classico facciamo finta di. Poi ho parlato io, ma nemmeno un mese fa, col direttore della mia scuola, col preside, e ho detto sarebbe bello fare un progetto sul gioco di ruolo, quindi è una cosa che sicuramente farò, perché sarebbe molto 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 utile. Ma giustamente Bolognese dice, ma ci fate sentire anche le voci di Ambre Boat, che qua tiriamo fuori sta cosa. Allora, parlando di competenza, Alessio è un attore, e così come Boatta è un altro performer. Ambre invece abbiamo visto che è una professionista appunto dell'editoria, della letteratura, soprattutto appassionata, oltre che nella professione, di fantasy. Io ti chiedo perché su Artefactum, e soprattutto ti chiedo perché immagino che tu abbia dato un'occhiata al panorama. Cosa mancava a questo mondo? Ma allora, è una domanda difficile in realtà. Intanto, perché Artefactum? Artefactum perché di fatto io e Alessio almeno ci conoscevamo veramente da tantissimi anni e abbiamo sempre avuto un po' la voglia di fare incrociare i nostri due mondi. Io sono sempre stata molto molto immersa nella narrativa più che nel gioco di ruolo e viceversa. E alla fine questo incontro ha generato, insieme a tutta un'altra serie di incontri fortunati, ha generato questa situazione e l'idea di questo programma, che poi è il Think, in cui appunto si indagano un po' le tecniche narrative e si capisce quanto effettivamente sono applicabili al gioco di ruolo, perché e perché invece no quando non sono applicabili. Certo. Quindi le cose in comune e le differenze. Per quello che riguarda quello che manca nel panorama del content creating, in realtà da un lato non manca niente, secondo me, anzi c'è veramente tantissimo, forse anche troppo talvolta. Però un programma che avesse questo indirizzo qui e quindi che andasse a studiare effettivamente quali sono gli incontri fra narrativa e il gioco di ruolo, che comunque sono due cose assolutamente complementari, mancava o non era strutturato come è strutturato il nostro Think, che alla fine è un dialogo, diciamo, insomma, noi ci mettiamo a parlare di un argomento e poi arriviamo a eviscerarlo in certo. Tutto e per tutto. Eviscerarlo è un termine molto fantasy, ragazzi. Sì. No, perché poi lascio la palla a Gil dicendo questo, perché Gil ha detto una cosa mentre si parlava tra di noi anche. Quello che mancano, anche dicendo a battuta, no? Il buon Boat prima ci diceva, io di YouTube, ragazzi, nel senso, è un mondo nuovo questo del GDR su YouTube. Infatti poi Boat ti chiederemo cosa ha fatto Alessio per convincerti a venire qua, però è stato difficilissimo, sì, ok. Io volevo dare la palla a Gil parlando di questa cosa. Si diceva, c'è tanta gente che parla di gioco di ruolo, ma è una cosa che dicono molti anche content creator, ma che ne sanno davvero poco, e molte persone diciamo tendono a dar consigli di come si scrive una campagna, di come si struttura la narrazione nel gioco di ruolo, eccetera eccetera, ma senza poi la stragrande maggioranza, almeno, reali competenze. Tu come la vedi, Gil? Infatti, perché c'è tanto, è vero, c'è tanto tanto. Però effettivamente, per quanto, ok, l'importante è divertirsi, possiamo dire questa frase, siamo tutti quanti d'accordo, siamo tutti quanti a casa. Detto ciò, ci sono delle regole. Cioè, ci sono al tavolo, si vengono sempre a creare determinate dinamiche da certi gruppi di persone. E la narrativa, anche lì, ok, sì, c'è molta libertà, ci sono dei libri scritti male, ma scritti bene, perché in qualche modo il lato, quello che non funzionerebbe esce a far funzionare, quindi c'è sempre l'eccezione, va bene, però penso mi potrei confermare anche tu che esistono delle linee guida di digeribilità, specialmente se volte a un grande pubblico, e alla fine non stiamo parlando del tuo tavolo da gioco, ma da content creator, quindi lo stai rivolgendo a un pubblico. Può funzionare per il tuo tavolo, per il momento in cui lo esponi al pubblico, e essendo dietro la telecamera c'è quella cosa del dietro la telecamera ha qualcosa in più, chiaramente lui sa qualcosa che io non so, si crea quell'area di autorità ed ecco che tu te lo bevi. Però secondo me ci siamo bevuti tante cose, specie appunto visto quanto è nuovo il gioco di ruolo, che viene appunto abbracciato da quest'aura di relativismo, cioè finché si verte va tutto quanto bene, però anche secondo me questo personale, possiamo dire, non viene del tutto sfruttato. Cioè, è un po' il discorso del... Allora, sì, vuoi fare una storia fantasy, ci metti un mondo fantastico, ci metti un sacco di mostri, un eroe, una dama in pericolo, sconfiggi il cattivo e hai fatto una storia fantasy. Beh, sì, se il genere finisce qui, però non si può fare un gradino un po' più elevatino, giusto un pelo. Voi che ne pensate? Qual è anche la linea di Artefactum su questo?
Ma allora guarda, io intanto, scusatemi, mi prendo la parola da sola, ti posso dire che fino a qualche anno fa, adesso è una cosa che sto notando molto di meno, ma il panorama della narrativa fantasy era infestato da quelli che pretendevano di scrivere il romanzo della loro campagna di D&D. Cioè, sì, che è una cosa la volta che il periodo, sì, sì. Non si fa assolutamente, o meglio, lo puoi anche fare, però appunto la narrativa è libera fino a un certo punto, esistono, come stiamo cercando appunto di portare avanti con la programmazione del Think, esistono delle regole e delle strutture che ti aiutano senza alcun dubbio, e soprattutto aiutano chi ti legge poi a leggere qualcosa che valga la pena effettivamente di essere letto e che diventi avvincente in qualche modo, e non solo per quelli che erano al tavolo con te a giocare quando ci hai giocato. Infatti anche per quello ho questo del termine digeribilità, perché io stesso ho creato un'enorme ambientazione. Quando mi fanno la battuta, dove si scrive un libro? Io dico sempre, raga, questa non funziona per un gioco di ruolo, è innarrabile. Cioè, se la butti al libro... Come fai a digerire a un pubblico? Cioè, 100 persone, come digeriscono sta roba? Sì. È per quello che dico che ci deve essere una differenza. Ecco, da questo punto di vista, visto che tu prima la narrativa, poi il gioco di ruolo, quando sei trovata al tavolo, no? Cioè, sapresti dire come le tue competenze, visto che anch'io comunque vengo prima dai romanzi fantasy, poi sono al gioco di ruolo, come si sono trasportate? Cioè, nel senso, hai cercato di ricreare un'atmosfera che ti interessava in un libro, hai cercato di fare una storia complessa, ti sei approcciato in modo completamente blind? Ma guarda, in realtà per me la narrativa e il gioco di ruolo sono state due cose profondamente diverse e che io ho praticato anche molto a singhiozzo per quello che riguardava il gioco di ruolo, ma in maniera assolutamente indipendente. La riflessione su come la narrativa si possa applicare al gioco di ruolo mi sta capitando adesso, appunto, che la sto portando avanti con questo programma, e ora che mi sto sedendo di nuovo a dei tavoli per giocare di ruolo dopo tantissimo tempo. E la prima cosa che mi viene in mente, che comunque è la cosa più importante per quello che riguarda me, è l'impatto e la creazione del personaggio. Effettivamente faccio moltissima attenzione quando devo creare un personaggio, perché mi rendo conto di avere una tecnica e di avere delle conoscenze che mi impongono di ragionare in un determinato modo. Esatto, la testa naturalmente lo processa in quel modo, esatto. Esatto, okay. Poi io parlo sempre dal lato giocatore, perché non sono master e non lo voglio essere, onestamente. Preferisco molto di più divertirmi così. Divertirmi, il master così. Non è divertente, io sono d'accordo. Il master non si diverte. Il master non si deve divertire. Non si deve divertire, non è il suo compito. Tra le prime regole dei manuali. Vuoi fare il master? Sappi che non ti divertirai, sei lì per far divertire, come gli animatori ai villaggi. Sì, è una croce. In realtà solamente questo, in realtà è off topic, però anche solamente questo è un tema enorme. C'è una grande carenza di master, una grande afflusso ai giocatori e una grande confusione su cosa è il master, perché è una battuta, però è vero, moltissimi master non si divertono. È una specie di dovere ciclico che ti tocca, tu devi... Ma anche perché poi, facci caso, nei vari tavoli che si vanno a creare, tanto quelli online quanto quelli di presenza, ecco, una cosa che volevo dire prima è che noi stiamo tentando in tutti i modi di riportare la presenza nel gioco da tavolo, che sia di ruolo, che sia un board game, cioè di riportare il fatto di essere fisicamente vicini. Ora qui non so se si capisce, ma noi siamo effettivamente vicini, ecco, quindi... C'è un questo, anche perché ci sono delle cose che si perdono. Io ho scoperto il mondo del gioco di ruolo via internet da pochissimo, cioè le prime partite le ho fatte con Felice, con alcuni dei ragazzi del suo server, che sono stati così pacienziosi, si dice da noi. Dire che l'hai scoperto da pochissimo il gioco di ruolo di... No, il gioco su internet, quello su internet. Però ultimo online lo giocavi. No, vabbè, ti parlo proprio del Total RPG. Io sì, giocavo anche a ultimo online, full RPG, ma io ho problemi con qualunque tipo di approccio perché lo affronto in Total RPG, anche nei giochi single player, finisco per ricaricare partite, sì, esatto. Cioè, io sono uno di quei giocatori di Warhammer 40.000 che ha un solo esercito, perché per rispetto all'armata io non potrei mai cambiare. No, ma infatti, aspetta, domanda seria, qual è l'esercito in questione? Aspetta, Lupi Siderali. Cosa? Io sono un fiero comandante di Lupi Siderali. Ok, perfetto. Possiamo continuare live adesso. Cioè, la domanda sono cose fuori tardi. Un attimo di tensione. Sì, ma c'è sempre quel momento fra... C'è quel momento di tensione, è normale, va bene, esatto. Beh, ma d'altra parte noi
come al solito, sempre borderline anche con gli Space Marine. Riesco a essere comunque una domanda che si collega proprio a quello che stavi dicendo, cioè permettendo che io sono d'accordo, io dal vivo master in un modo, online in un altro, non è la stessa cosa, non è lo stesso effetto. Però appunto, vista la piga che ha preso D&D, ok, questa modernizzazione, questo subscription system, scusatemi, questa è modernizzazione e spostamento del gioco di ruolo, del suo market famoso all'interno del mondo digitale, voi cosa ne pensate? Possiamo, io non mi esprimo, tanto si capisce dalla mia, voce. In questa cosa. Io vorrei, prima che tu risponda, tre iscritti, non sottoscritti, ma iscritti arriviamo a 2000. Che figata. Io, ragazzi, dai, iscrivetevi. Cugina vostra. Sì, tipo. Adesso basta guardare Clio Makeup, mettici, mi piace. Esatto. Vai Alessi, rispondi a una bella domanda. A questo poi faccio una domanda ricollegata appunto a Boat, che mi affascina tanto il... Ma che è sta roba? Quindi vai, vai. Che... Parliamo un attimo di... La manovra di quinta edizione, da quando è arrivata la quinta edizione, che ha un livello di accessibilità incredibilmente più alto rispetto alle edizioni precedenti, quindi c'è proprio un entry level più basso, ci vuole di meno per poter effettivamente cominciare a giocare, e questo da un lato ha reso un grande servizio al mondo del roleplay, perché D&D rimane in qualche modo sempre il biglietto da visita del mondo del gioco di ruolo. Continuiamo a dire sempre, non è il più semplice, non è il più completo, non è il più per tante cose, ma è sicuramente il più famoso. Quindi... È nella sua natura, deve essere il più famoso, quindi deve essere il più vendibile alla maggior parte delle persone. Esattamente. Quindi non deve essere mai nulla in realtà, neutro. Il fatto che si sia scorporato D&D dall'essere presenti mi dispiace moltissimo. Perché sì, ok, è vero, adesso si può giocare, il fatto che c'è stata anche una pandemia che ci ha chiusi in casa e quindi ha utilizzato, ci ha dato modo di imparare a usare dei canali che prima non avremmo utilizzato normalmente, e quelli tra cui in cui stiamo comunicando adesso, tra le altre cose, e ha dato modo a tantissimi giocatori di iniziare a giocare, proprio perché tanti si stavano avvicinando attraverso server come Wikiroll o affini che creavano dei pool di utenza in cui potersi mettere insieme master rarissimi e i giocatori che venivano fuori. Quindi nell'ottica di ok, ha creato tantissimi nuovi giocatori, ha creato tantissima utenza che si interessa a questo mondo bellissimo e affascinante, ha fatto in modo però che si perdesse l'uso di vedersi e farlo insieme e creare, cioè, una volta era più, scusate, faccio un discorso un po' nostalgico, ma io mi ricordo che per le prime sessioni c'era proprio dell'impegno, io mi andavo a fare degli studi, mi andavo a guardare delle mie curiosità, sì, c'è una papera, sempre tanto spunta, c'era un lavoro dietro, e quando sono passato da PG a DM il lavoro si è decuplicato, perché diventava una scusa per essere curiosi il gioco di ruolo. È vero. La cosa che chiedo appunto, a parte che io nel frattempo faccio vedere che voi siete adesso nell'online, ma vi state già buttando con la roba dal vivo, cioè voi avete, grazie a Tech, alla scuola eccetera eccetera, ma lo stiamo vedendo, voi vedete le cam singole a causa di un mio errore, in realtà loro sono tutte e tre in un'unica finestra, perché sono su questo divano, hanno fondato in green screen, i loro video li fanno, come vedete nelle immagini, tutto, esatto, esattamente, voi li vedete tutti in presenza, loro fanno questi talk in una stanza piena, cioè tutta verde, col green screen, con le cose fisiche, cambiando le ambientazioni. Cioè, voi siete partiti, tra virgolette, passatemi il termine, da zero, intendo da zero adesso, con una qualità che non c'è, praticamente, che hanno soltanto i più grandi in assoluto. Cioè, quindi voi state... Questa cosa della presenza la state mettendo dal vivo. Sì, è un'arma a doppio taglio, in realtà. Io vedo la produzione qui che mi guarda dall'altro lato... Compro dei grandi! Voi non potete vederli, ma noi abbiamo la meraviglia del backstage. E questa in realtà è una delle cose che in qualche modo ci ha rallentato un po'. Noi è un progetto su cui in qualche modo stiamo sbattendo da anni con Roberto. Prima di riuscire a trovare la quadra, riuscire a cominciare a produrre contenuti, riuscire a trovare le persone che potessero credere in questo progetto al di fuori di uno speaker e un operatore, è passato del tempo. Riuscire a coordinarsi, perché fare le cose di presenza
diventa veramente difficile, sembra una stupidaggine, ma anche solo riuscire a trovare il giorno in cui tutti sono disponibili, hanno un momento di tempo per poter essere in un posto unico, devono tutti essere entro una distanza raggiungibile per poter fare questa cosa, per cui insomma ha delle difficoltà addizionali. Poi certo c'è la bellezza di potersi guardare negli occhi. Ma se poi ci pensi, secondo me è anche un po' lo stesso problema, almeno per la mia esperienza personale, che ha troncato gran parte delle campagne che ho giocato negli anni, perché comunque magari ci sono campagne che sono anche durate un sacco di tempo, però in questo sacco di tempo comunque, soprattutto quando si è ragazzini, si cresce, c'è chi cambia scuola, chi cambia quartiere, chi cambia casa, chi si fa la ragazza, chi scopre altre cose diverse dal gioco di ruolo, da non sottovalutare. Si lascia prendere, e quindi molte campagne finivano perché fisicamente era diventato impossibile trovarci per continuare a giocare. Quindi, tornando un attimo al discorso di prima della digitalizzazione del gioco di ruolo, io da un lato sono molto contento, cioè mi piace lanciare un dado di presenza, giocare al tavolo con un sacco di amici, è bellissimo e spero di continuarlo a fare, e sono contento di essere qua proprio perché stiamo spingendo su quest'ambito. Però la possibilità di poter giocare con gente con cui altrimenti non avrei avuto modo di giocare, comunque secondo me è una bellissima cosa che comunque ti può portare appunto a trovarti al tavolo da gioco con persone che non avresti mai avuto modo di giocarci di presenza. Poi per quanto riguarda proprio il gioco di ruolo online, io comunque ci gioco da un sacco, ma non a D&D. Per quanto riguarda D&D e quindi giocare su Roll20, io lo conosco da un anno a questa parte, sto giocando tuttora una campagna con degli amici, anche loro sono un po' più, diciamo, nuovi per quanto riguarda il gioco di ruolo, ma anche perché c'è una differenza di età tra me e loro, che saranno almeno 15 anni. Cioè. Quindi sono i ragazzi che ti stanno insegnando praticamente tutte le piattaforme online. Sì, le cose. Infatti ho scoperto Roll20 grazie a loro, e tra l'altro te ne avevo già parlato di loro due, perché loro due hanno iniziato a giocare dal ruolo perché hanno conosciuto Wikiroll su YouTube, e da lì gli si è aperto il mondo del gioco di ruolo. Gioco insieme a questi due ragazzi in un altro paio, e quindi comunque sono contento di avere questa possibilità. Però insomma il piacere di lanciare un D20 resta sempre qui. Infatti quello che hai detto è la risposta a quello che Mentor dice, cioè l'effettiva comodità della digitalizzazione, che è inevitabile, che va bene. Infatti io farei più un discorso del tipo, ok, è più comodo giocare dal online sicuramente. Anch'io quando devo fare sessione da vivo è sempre un casino organizzarsi, specialmente con tutti quanti lavorano e su turni diversi. Detto ciò, però, io farei la distinzione del ok, però giocare dal vivo non è semplicemente un atto di mera nostalgia. C'è effettivamente tra un gruppo di persone nella stessa stanza un'energia diversa fisiologicamente, perché siamo esseri umani, siamo un accordo con l'altro. Quindi non è tanto una questione del scegliere uno o l'altro, secondo me, quando del cosa vuoi fare. Se vuoi fare un'esperienza particolare, dedicata, impegnata, mettiamolo in questo, impegnata, ti vuoi quindi impegnare del tempo, lì lo puoi fare. Detto ciò, chiunque voglia giocare a D&D banalmente, andare a uccidere qualche goblin, uccidere qualche mostro, sì, può tranquillamente farlo online, non è una questione appunto di discriminazione di uno o dell'altro, però sono, diciamo, quasi due vie diverse e complementari. Uno può fare entrambe le cose, dipende dall'esperienza che vuoi portare effettivamente al tavolo. Comunque, qualcuno prima in chat, scusami, chiedeva se la vecchia guardia fosse felice di questa digitalizzazione come una sorta di gatekeeping, ecco. Ma ci sono alcuni amici che non lo sono affatto. Io devo dire invece che sono molto contento, perché più siamo meglio è. Quindi fermo restando che il mezzo online rimane sicuramente più comodo, sicuramente più fruibile, tutto quanto, ma senza perdere la dinamica di presenza, perché poi è la stessa differenza che c'è fra guardare un video in televisione o andare a vedere un film al cinema, non so come dire, o per non parlare di dinamiche di schermo, provare un'esperienza in realtà virtuale e andare a farla di persona, ecco. Cioè. Eppure sai che ti dico, che una sensazione simile, cioè di questa differenza che hai descritto, io la sento anche
da diversi anni, sempre grazie ad Alessio, sono entrato nel mondo dell'ARP, che non so, per qualcuno magari non conosce il termine, è il gioco di ruolo dal vivo, quindi vestiti come si vestirebbe il proprio personaggio, a parlare con il proprio personaggio, insomma un D&D senza una vera scheda e dei dadi, ma dove fai fisicamente quello che vuoi far fare al tuo personaggio, quindi una sorta di improvvisazione teatrale che solitamente si sta due giorni, che ne so, un fine settimana, un sabato e domenica, a giocare 24 ore, 60 pazzi furiosi vestiti, insomma in tema fantasy, se la campagna si va a giocare in fantasy, e lì si sente appunto un po' quel qualcosa in più rispetto a D&D. Cioè io sento un po' questa differenza, appunto quando gioco a D&D sento un po' quella mancanza fisica che sento nell'ARP, stessa cosa quando invece gioco su Roll20, sento un altro tipo, però sempre quella mancanza fisica e contatto con gli altri, che insomma li metterei un po' in una sorta di scala, sì, sul contatto fisico e l'interazione che hai con gli altri, che ovviamente la presenza e la fisicità che ti dà il ARP ha qualcosa in più rispetto al tavolo, dove comunque c'è una fisicità, uno scambio di sguardi e delle cose che purtroppo quando giochi su Roll20, anche se giochi con le videocamere che ti riprendono e tutto insomma preciso e fatto bene, comunque un po' si perde questa cosa. Il punto è che la cosa che mi piacerebbe dire è questa, che questo è da giocatore. Adesso parliamo da content creator, cioè da persone che fanno questo, che stanno facendo questo. Prima è passato a salutare Anvil, che saluto, dei Diventi Nation, perché si ricollega molto a Gil, perché abbiamo visto l'altra volta, i Diventi Nation sono stati dei precursori in Italia per quanto riguarda questo gioco di ruolo che adesso noi vediamo essere esploso in Italia. Tutti quanti fanno il gioco di ruolo stile Diventi Nation, praticamente quello con le webcam, ognuno a casa sua, c'è il tabletop streamato e con tutti i lizzi, le musiche, i token, eccetera eccetera. Sono stati dei precursori. Gil è stato anche un precursore, sicuramente il mio precursore per quanto riguarda i tutorial. Ricordiamo, Gil è nato nel 2016, il suo canale per quanto riguarda i tutorial di giochi di ruolo. E come poi, non so se sono stati i primi, però io prendo Critical Role a livello mondiale per aver creato questo coso, perché io non so chi l'ha creato a livello mondiale, però Critical Role è quello che l'ha reso più famoso, no? Esatto, è quello, in realtà quello che importa. Sì, sì, esattamente, che poi è stato ripreso in Italia da il format comunque diverso da Intail, comunque gioco di ruolo in presenza, quindi sono cose che io tendo a separare, no? Perché anche l'esperienza è diversa, e parlo proprio di content creator, perché il contenuto che vai a creare è diverso, cioè io vi faccio questa domanda, ma voi le campagne online, quelle che noi streamiamo, voi non le nostre, ma in generale le guardate? O le guardereste nel caso? Mai guardate prima, io ho visto i Critical Role, tra l'altro tardissimo, su consiglio di Tech, ma è come farsi una preparazione. Qualcuno ha detto che i Critical Role sono il porno del GDR, ed è vero, nel senso, hanno un livello talmente alto di master giocatori e tutto quello che c'è là in mezzo, che un tavolo di quel genere è il sogno bagnato di qualunque DM, praticamente. Quindi sì. Quello è uno show molto interessante che mi piace moltissimo. Poi, come in tutte le cose, di solito personalmente preferisco giocarle, quindi è difficile che magari mi fermo a guardare un contenuto molto lungo come una campagna, o devono essere super coinvolgenti le persone presenti, cioè mi devono dare degli spunti per cui io poi rimango lì a pensarci, ma come dicevo prima non sono un grande consumatore di contenuti web. Sì, sì, ma è proprio per questo discorso del... È un discorso che non stiamo parlando soltanto di gioco, stiamo parlando di guardare contenuti. Cioè, nel senso, è una, io la ritengo una forma d'arte, no? È una forma dove tu prendi la tua campagna e la fai vedere agli altri. Non è più che te la giochi tu, è vi facciamo vedere questa cosa. Si sta creando una forma artistica, si è creata ormai, no? Cioè, se ti emozioni, c'è gente che scrive storie, c'è gente che le interpreta, è una forma d'arte. Certo. No? E io vi chiedo, e questo lo chiedo anche a Gil, a parte per la sua campagna, ma anche nel suo canale, e lo chiedo a voi, e così ci riallacciamo a quello che è il progetto che stiamo finalmente concretizzando. Qual è? Cos'è che mancava come contenuto artistico
E qual è la vostra filosofia su questo argomento? Cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa vorreste fare di diverso, cosa servirebbe di diverso? Guarda, servirebbe di diverso, io penso sia presuntuoso, prepotente da dire servirebbe fare questo. Io ti posso dire quello che a noi piacerebbe fare e che stiamo provando a fare, e anche con te, voglio dire, per questo che stiamo facendo, stiamo giocando in un campo dove siamo insieme in squadra, ecco. Noi vorremmo provare a giocare, quindi niente di nuovo, mettendo insieme quelle che sono le nostre competenze, quindi la realizzazione di un personaggio seguendo per esempio dei canoni narrativi grazie agli insegnamenti che ci sta passando Ambra, utilizzare un occhio in più, che è il famoso occhio verso il pubblico, che è quello che hai quando sei su un palcoscenico e stai portando avanti uno spettacolo, quindi non solo considerando al divertimento del tavolo, ma al fatto che comunque è un prodotto che va pensato verso l'esterno, che sono delle cose che non sono facilissime da realizzare, così al momento sono tutte chiacchiere, voglio dire, poi nel concreto vedrete, se vuoi io faccio anche l'annuncio nel qui ed ora. Ticket nunc. Abbiamo deciso da anni noi di Artefactum di provare a fare una campagna e di accenderci le telecamere mentre stavamo effettivamente giocando a D&D di presenza. È stato difficilissimo, come vi dicevo prima, per riuscire a coordinare le varie anime che fanno parte di un progetto di presenza. Forse finalmente ce l'abbiamo fatta e anche con il buon Felice abbiamo deciso di iniziare dal principio, quindi affrontando, diciamola più così, vogliamo farci anche noi un giro a Phandalin, quindi ci faremo una passeggiata nelle miniere perdute, utilizzando ovviamente un sistema di gioco in presenza. Giocheremo a D&D quinta edizione, saremo tutti quanti però in studio in presenza, grazie anche al supporto digitale di software come Talespire, che ci danno la possibilità di creare le battle map con quel respiro un po' cartunesco che fanno, insomma, non filmico, ma che sembra quasi un prop da tavolo, quindi con le miniaturine, visto che comunque il cuore è grande ma il portafoglio è piccolo, quindi non possiamo fare il tavolo con le miniaturone, con le basi stampate in 3D ancora. Nel frattempo lo realizziamo su Talespire, che è anche il software che utilizziamo per realizzare i nostri fondali con quello qui all'Artefactum, quindi quello come supporto per le battle map. Una campagna con giocatori in presenza, che saranno il buon Boatta qui presente, una ragazza che riveleremo da qui a pochissimo, e il buon Felice, che ci fa la cortesia e l'onore di giocare insieme a noi. Avevamo chiesto anche a Gil, ma veniva distante farlo arrivare con l'aereo ogni volta per le sessioni, perché ragazzi io ho il jet privato, però purtroppo devo andare a fare alcuni affari all'estero ogni tanto, ma purtroppo non riesco a esserci. Noi a Messina non abbiamo l'aeroporto, quindi anche volendo non avremmo potuto non ti potevamo però fare a terra. Se non ti dispiace aspettare il tempo che iniziamo a costruirlo qua fuori. Sì, infatti fate pure questo, è un altro progetto, accendi i motori. Esatto. No, quindi, più che altro collegandomi a quello che ha detto appunto Alessio in merito all'occhio extra che ci vuole. Infatti ci sono tantissime campagne caricate live. Ecco, io invece lo dico cosa servirebbe, okay? Io mi prendo questa parola, me la prendo. Ci sono tantissime campagne caricate online, però la maggior parte sono queste, sono campagne. Sono quattro stronzi, tra virgolette, che 5 che giocano di ruolo, fine. Cioè è una cosa totalmente fine a se stessa, secondo me è inguardabile letteralmente. Cioè, o ti sta proprio simpatici o è totalmente inguardabile, ok? È un prodotto complesso. Siamo arrivati al next level, vorrei dire, ragazzi. Vorrei solo dire che adesso, cioè, io questo che volevo, indipendentemente dall'opinione che si sia, ecco, in quanti dicono queste cose, quindi prego Gil, io comunque non mi assumo la responsabilità di quello che dico. tutto quanto è mia. Sto scherzando, vai. Ci sono effettivamente gli show, ok? Che anche lì ripeto, però a differenziare, cioè, che prendendo veramente critica loro perché non ci possono rispondere, perché critica loro non ci guarda, ok? È il porno D&D, è seriamente, cioè, io penso che sia seriamente quello, cioè tu puoi guardarlo, ti puoi emozionare, è super intrattenente, ma non è, secondo me, né una campagna effettiva, né quello che potrebbe essere. Non nel senso che non vada bene,
nel senso che diventa in un altro scopo, che è portare il pubblico. Tu porti il pubblico, però non è un... non gli dai quel qualcosa in più. Qualcosa in più, secondo me, è appunto quel: io faccio la campagna, ok, faccio le scene, faccio tutte cose, tengo conto che ci sono anche le altre persone, però io cosa posso dare a queste altre persone al di là del mero intrattenimento? Perché se, come dice Felice, questa può essere una forma di comunicazione artistica, sì, l'arte è solamente intrattenimento, domanda retorica, quell'extra questo è molto discussione molto lunga, comunque quell'extra, ok, quell'emozione, quel feeling, quel sentimento, o nel mio caso anche mio, questo personale, formazione, cioè insegnare qualcosa, ok, sotto punti di vista, chiunque abbia la faccia tosta e dire secondo me ho qualcosa da insegnarti in questo aspetto qui, in questo ambito qui, uno può buttarsi nel mondo degli squali e darsi in pasto. Quindi io penso questo, penso in realtà che ci siano dei buchi, dei veri e propri crateri, e lo dico anche per un altro motivo: in realtà sul mercato americano sono già partite queste cose, sono partite ma non sono ancora arrivate ai big. Cioè, sono tutti quanti big sul mercato americano, sono tutti quanti 20.000 iscritti, però fondamentalmente da varie piattaforme si hanno iniziato un certo tipo di progetti. Sono sicuro che arriveranno i big e sono sicuro che poi arriveranno anche in Italia, perché è sempre così che funziona. Sì, certo. I big italiani coprono i big americani. Quando quella cosa risalirà e arriverà qui e il mercato si muove velocemente, quindi siamo tutti quanti vivi per vederlo, vedremo. Secondo me ci saranno degli enormi cambiamenti del come le campagne vengono portate, di come il gioco di ruolo viene venduto e delle altezze, ok, narrative, di comunicazione che può raggiungere. Parlo proprio di far vivere un'esperienza, un po' come guardare un horror, banalmente parlando. Tu vai al cinema per spaventarti, vai al tavolo per divertirti, sì, secondo me il tavolo può darti anche di più. Può darlo anche allo spettatore? Quello, per esempio, io non saprei farlo. Ci vogliono delle persone come molto competenti per trasmettere quel feeling a una terza parte. Però, tutti hanno i punti di forza. Giusto. Questa è la cosa, il dubbio che ho avuto, insomma, che mi è venuto più in mente quando mi è stata proposta questa cosa, anche quando ho visto i primi contenuti di campagne giocate su YouTube. Perché? Perché credo che ci sia un problema nel fatto che un contenuto per YouTube, comunque, che intrattiene, per funzionare deve essere qualcosa che è studiato, preparato, provato, tutte cose che invece per un gioco di ruolo, per come lo vedo io, non hanno praticamente niente da... cioè un gioco di ruolo preparato, ci mettiamo lì e prepariamo una scena dove già tutto il tavolo sa come va a finire, sì, per come la vedo io non è un gioco di ruolo. Infatti, quindi se il contenuto su YouTube ha bisogno di essere preparato, perché se no non funziona, come si fa a rendere una cosa che non puoi preparare per definizione, perché il gioco di ruolo, per come vedo io, è improvvisazione, come fai a rendere una cosa di improvvisazione, renderla fruibile ad un pubblico terzo che ti guarda? La cosa bella del gioco di ruolo è perché comunque ti dà delle emozioni a te in quanto player. È vero, se sei abbastanza bravo, se la storia è divertente, può essere che riesci anche a trasmettere queste emozioni a un pubblico che ti osserva, ma ci puoi riuscire solo se hai comunque delle piccole accortezze che possono essere anche riconducibili a questioni teatrali, che potrebbe essere, non lo so, il teatro classico, insomma l'opera dei pupi, dove tutti quei teatri dove comunque si lavorava con, diciamo, un canovaccio, dove questo canovaccio alla fine è il tuo personaggio. Quindi se già parti da avere un personaggio ben costruito, ben delineato, che bene o male in qualsiasi situazione potrebbe finire, tu già nella testa sai come quel personaggio si comporterebbe, perché lo conosci bene, l'hai anche inventato. Noi diciamo un personaggio con cui ci puoi sedere a mangiare a tavola, quindi potresti parlarci del più e del meno. Avendo tutte queste cose, forse credo che una campagna potrebbe essere fruibile per un pubblico, perché poi c'è anche appunto il problema che nelle campagne esistono tempi morti, esistono momenti meno divertenti, esistono momenti in cui
ci saranno da fare cose seccanti o prendere sì. Cioè, esistono svariati momenti, perché appunto è un'improvvisazione, non lo puoi sapere tutti i momenti che ci sono, è da infilare dentro un contenuto che magari dura un paio di ore, dove ci possono essere troppi buchi morti, ovviamente che poi quel contenuto non può funzionare perché non sta alle regole insomma che, a cui deve stare un contenuto certo. Per essere funzionante. Io chiedo ad Ambra perché questo è per quanto riguarda una qualità, no? Stiamo parlando anche di qualità, perché una cosa è divertirsi e quello va bene sempre, per me l'arte, lo dico sempre, è di tutti, ma se ti rivolgi a un pubblico e ti aspetti dei feedback, allora si dovrebbe, tra virgolette, tendere a migliorarsi, no? Diciamolo così, a salire di livello. Next, ormai uso questo eufemismo per ogni cosa. Io ti chiedo questo, immagino che tu abbia dato sempre un'occhiata e... Qual è la qualità? Perché poi voglio raccontare un aneddoto che è molto pesante, quindi sarà pure una bella cosa. E qual è la qualità che vedi a livello narrativo e di scrittura? Ma sai, ti do una mezza risposta a questa domanda e mi ricollego anche al discorso di prima e a questa cosa che tu dicevi delle forme d'arte. Io credo che sia un po' un segno dei tempi il fatto che non riusciamo più a distinguere, cioè piace a tutti praticare una qualsiasi forma d'arte, che si tratti appunto di gioco di ruolo, che si tratti di scrittura, che si tratti di disegno, di video editing, insomma viviamo fortunatamente in un tempo che ce lo consente e quindi bene o male tutti quanti in un certo modo ci possiamo anche sentire artisti. Ma... facciamo tutti molta fatica a comprendere che moltissime cose sono puro divertimento e lasciano il tempo che trovano oppure servono al nostro miglioramento personale, non vanno necessariamente condivise con gli altri, pubblicate, esposte, riprese e così via. Per una questione di qualità, ma non solo per una questione di qualità secondo me, spesso e volentieri rischiamo anche di mettere in piazza, su una piazza virtuale che è immensa, delle debolezze e delle cose intime che su quella piazza non dovrebbero assolutamente andare. Alla fine, quando tu interpreti un personaggio e senti che quel personaggio ti riguarda da vicino, un conto è condividerlo con le persone con cui tu stai giocando e un conto invece è condividerlo con centinaia di migliaia di sconosciuti che possono vederti in qualsiasi momento, farsi la loro opinione e creare anche un giudizio. Diventa anche psicologicamente pesante a volte. Sì, ho capito che intendi. Io quello che noto, un po' grazie al mio lavoro, per merito e per causa del mio lavoro, perché comunque è anche pesante a volte, e un po' in generale, è il fatto che non siamo più abituati a tenerci certe cose per noi, non riusciamo più a distinguere fra ciò che vale la pena anche di essere pubblicato perché può essere interessante per gli altri, e ciò che invece appunto dovrebbe rimanere nel fondo del nostro cassetto o come un'esperienza personale che hai vissuto in quel momento lì ed è stata molto bella perché c'erano quelle persone ed era quel momento lì, ed è appunto un'arma a doppio taglio, oltre al fatto che appunto la media della qualità si abbassa moltissimo perché essendoci moltissime persone che scambiano il loro divertimento per qualcosa che sia degno da far vedere agli altri, inevitabilmente porta a una qualità medio-bassa generale. Vabbè, sì, questo sì. Gioca a nostro favore. Però. Sì, esatto. Tu che ne pensi, Gil? Quanto la qualità conta veramente? Non tanto nel gioco, perché quello è irrilevante. Sì, 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 sì. Qua si parla di creare contenuti per un pubblico. Il mio canale penso che si vinca in realtà già la risposta. Secondo me la qualità serve se tu vuoi andare su un grande pubblico. Io penso che se tu ti rivolgi a un gruppo specifico di persone, basta il contenuto. Perché chi è interessato a... cioè, chi vuole ascoltarti, ti ascolta a priori di come tu ti impacchetti, fondamentalmente. Tu devi impacchettarti per venderlo a più persone. Se tu non sei appetibile a un grande pubblico, evidentemente non ti guarda. Però se io sto parlando a 100 persone che sono interessate veramente all'argomento, non serve. Il mio canale è per nessuno inizia la prova. Il canale è la maggior parte del suo video senza qualità, se è brutto audio, la mia faccia tagliata, bla 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 bla. Non importa. Tremete, nessuno dei miei iscritti gli è mai importato cosa del genere, perché mi rivolgo a un pubblico specifico. Poi, ovvio che se di mettere su un pubblico più grande si estende. Però una domanda che a me invece è sorta, questa è una delle cose che io non so, perché non ho mai praticato teatro, probabilmente mi stava venendo fatto l'esempio del, appunto, il gioco di ruolo è come se fosse appunto una cosa teatrale con il canovaccio. Ok, in quel caso lì, appunto, come funziona? Come funziona il canovaccio, il teatro canovaccio? Esatto. Cioè, noi, ovviamente,
legato a questo argomento, perché sì, sono d'accordo, se è, appunto è uno show, sei già preparato, ok, più preparato è, meno si allontana da quello che è, come inopinabilmente il gioco. Dobbiamo fare una distinzione sostanziale tra quello che era il teatro a canovaccio e quello che è la pratica del canovaccio nell'improvvisazione, ecco. Che nel teatro a canovaccio, il canovaccio era una traccia che raccontava tutta la storia dall'inizio alla fine, per cui magari capitava che due attori fossero in scena senza sapere esattamente che cosa dirsi, ma sapendo dove doveva andare a parare la scena. C'è un'improvvisazione nei dialoghi, mi dici? Esatto, cioè sì, nei dialoghi, nelle azioni, cioè sappiamo che alla fine di questa interazione Carmelo mi deve sparare a me. Come ci okay. arrivate, fatto vostro. Per esempio, oppure sappiamo, poi ovviamente spesso e volentieri in questo tipo di teatro si parlava di archetipi, per cui magari c'erano, è la scena in cui il marito scopre gli amanti, nell'economia, nel dettaglio non era definita spesso. La cosa più semplice secondo me che si può capire per il canovaccio è il discorso delle maschere italiane, cioè per intenderci un pulcinella, un pantalone, le maschere di carnevale lavorano proprio sui canovacci, cioè quello lì è un personaggio che si comporta in un determinato modo, nel momento in cui interagisce con altri personaggi sai che quei due avranno quel tipo di interazioni perché sono due archetipi appunto diversi che o si scontrano o si amano a seconda del coso. Poi il canovaccio sta nel lasciare lì agli attori o in questo caso ai giocatori la libertà di arrivare a quel determinato punto che è stato scelto, diciamo, precedentemente, cioè che è già stato stabilito da tutta la compagnia in questo caso. Togliendo la fine in questo caso, perché quello che manca nell'interpretazione del gioco di ruolo ovviamente è il sapere dove stiamo andando a parare con questa scena, perché altrimenti si saprebbe già la fine della quest. Si sarebbe già la fine. Tuttavia ci sono alcuni giochi di ruolo narrativi, molto molto narrativi, in cui in un certo senso è un po' così. Io faccio un esempio perché la mia community lo conosce, che è Not the End, no? Ok, essendo un gioco di molta narrazione condivisa, il Dungeon Master ha quasi nessun potere, secondo me non sarebbe impossibile dichiarare la fine della scena in concomitanza. Tutti quanti dicono la fine della scena e poi se la interpretano. Secondo me non è una... questo non serve come un distacco estremo dal gioco di ruolo. Se tutti e qua cinque persone dicono vogliamo che questa battaglia la perdiamo perché dobbiamo fare l'arc di vendetta, perché vogliamo fare l'arc di vendetta con i personaggi, se poi partono e improvvisano tutto, però no, guidano la narrazione tutti insieme, giocatori e master, questa è una narrazione condivisa verso un solo fine, una cosa del genere? Allora, una cosa, questo qua stiamo parlando di meta, nel senso tra il mettersi d'accordo sì. prima di una sessione e il giocare una sessione. Sì, è dipende qual è lo scopo ultimo, secondo me. Il fatto di sapere già dove stiamo andando a parare, una cosa è dire, e questo capita anche in LARP, per esempio, quando c'è il mostrone particolarmente forte, ti guardi con i compagni e dici, vabbè ragazzi, mo ci schiantiamo. E lo fai con l'idea di volerti schiantare. Ma una cosa è sapere che lo stai andando a fare volutamente, una cosa è pianificare come ti stai andando a schiantare. Ecco, esatto, cioè il come... quanto può essere più importante dell'obiettivo finale nell'ottica del gioco di ruolo puro, capite? Cioè, se mi spiego. Secondo me è solo il come, non tanto la fine. E il come. Cioè, per essere gioco di ruolo puro, non importa se alla fine dei conti si ammazza il drago o muore il cavaliere, volendo utilizzare lo stereotipo, ma è come si arriva a quella risoluzione. Io mi ricollego facendo una domanda ad Ambra, perché io amo i videogiochi su binari. Io odio gli open world. Non che li odio, non ci riesco a giocare. Li trovo dispersivi. E io mi viene in mente il libro Amabili Resti, non so se lo conoscete. Hanno fatto anche il film Amabili Resti. Iniziava, io sono Susie Salmon, mi chiamo Susie Salmon, come il pesce. Avevo 16 anni quando sono stata uccisa. Tu sai che parla di una donna, cioè di una ragazza che è stata uccisa, no? E poi tu scopri come quei film che ti mettono all'inizio lo spoiler. Lo fa Stephen King, no? Quando descrive una scena ti dice, ah sì, non lo sapevo che tra poco sarebbe morto. E allora c'è questa cosa qua.
Io quindi faccio l'esempio, io rileggo anche i libri, so già il finale, riguardo i film, so già il finale, eccetera, eccetera. Quindi questa improvvisazione, che spesso viene detta, o il fatto che tu non sai e non debba sapere cosa c'è alla fine, viene vista come realismo, viene vista come la cosa bella. Però io penso che tutte le opere, in tutte le arti che abbia vissuto, non è vero così. Non è l'effetto sorpresa che mi emoziona, è l'esperienza che mi emoziona. Quanto questa regola, questo punto di vista, ti appartiene e quanto è funzionale nel GDR, secondo te, Ambra? Ma allora, intanto sfondi una porta aperta per quello che riguarda questa cosa, nel senso che io ho sempre sostenuto che l'originalità è solamente una parte del discorso della narrativa e non è neanche la parte migliore o quella più importante. Anche perché, vabbè, di base studiando un po' la narratologia si scopre che tutte le storie possibili sono già state raccontate e di fatto noi non facciamo altro che raccontarci sempre la stessa storia in maniera diversa. Quindi non è tanto importante quello che racconti, ma come lo stai raccontando. Detto questo, vabbè, ti faccio un piccolo appuntino. La differenza fra uno spoiler e un gancio è enorme. Quando tu metti una frase come la frase di Incipit di Amabili Resti, che è molto molto bella, o anche come la frase di Incipit di un grande classico che è Cent'anni di solitudine, che è quasi a memoria, non del tutto a memoria, in quel momento davanti al plotone d'esecuzione il colonnello Aureliano Buendia si ricordò del giorno in cui suo padre lo portò a guardare il ghiaccio. Di fatto tu mi stai raccontando una cosa che nel libro succederà, ma non è detto che sia la cosa più importante, ma in quel momento, attraverso questo piccolo sprazzo, tu hai l'attenzione del tuo pubblico, che sia il pubblico di un lettore singolo, oppure in alcuni film è una cosa che capita, che siano centinaia di migliaia di persone. L'inizio di qualsiasi narrazione è importantissimo sotto questo profilo, perché il pubblico tu te lo conquisti così, nei primi 5 minuti, dopodiché la gente cambia canale se stai facendo un audiovisivo, oppure semplicemente chiude un libro e dice vabbè, io non ti leggerò mai più, sei un ottimo fermaporta, arrivederci e grazie. Sì, infatti, ho capito. Torna pure a prendere polvere. Esatto, e credo che questo discorso in realtà sia un discorso universale che riguarda ogni tipo di esperienza umana, cioè anche quando tu vai a scuola, se quando tu entri al liceo, sai che alla fine ti diplomerai bene o male, a parte qualche caso eccezionale, ma il punto è come, è proprio il viaggio e anche il tuo modo di vivere e di raccontare il tuo viaggio a qualcun altro che è veramente importante, secondo me. Assolutamente, ma è questo il punto, per questo io sono fissato con la qualità, no? Nell'intervista che mi ha fatto Alessio ad Artefactum, lui ha detto anche una bella frase: quando ami una cosa, spesso ti viene di farlo di qualità, quella cosa lì, no? E adesso vi racconto questo aneddoto molto molto pesante, che è un'analisi che mi è stata fatta. Io atmosfera. Come? Atmosfera. No, perché è una cosa pesante. Io sto cercando di avvicinare una mia amica al gioco di ruolo, e questa mia amica è un'attrice, fa proprio l'attrice di professione, ed è la mia insegnante di dizione, ed è la persona che più mi sta insegnando tanto, eccetera, eccetera. Ora, con Alessio siamo in una compagnia, stiamo facendo cose insieme anche a livello teatrale. Io so di non essere un bravo attore, cioè, me la cavo, ok? Mi ritengo sufficiente. Sono molto più bravo in alto, sono più bravo come cantante che come attore. Vengo considerato bravissimo nell'interpretazione, nel ruolare quando sono online, eccetera, eccetera, ok? Però c'è questa cosa. Io ho fatto vedere a questa mia amica, guarda, ti faccio vedere un pochettino quello che è il gioco di ruolo, perché lei non lo sapeva cosa fosse. Ti faccio vedere qualche campagna. Non io ho fatto vedere le mie, ho fatto vedere cosa c'è in giro. Ho preso canali di qua, di là, italiani, anche americani, eccetera, eccetera. Io ho fatto un pochettino una panoramica. Gli ho fatto vedere i top, quelli famosissimi, Critical Role, eccetera, eccetera. Poi ho fatto vedere anche canali piccoli, no? Quelli che lo fanno per divertimento. E la cosa che mi ha detto è: Felice, ma che schifo. Ho detto: come che schifo? Ha detto: allora, improvvisare, narrare senza prepararsi niente, ci vuole un'abilità. Ha detto: non bisogna mai dare per scontato questa cosa. Infatti io gli ho fatto vedere anche una cosa dove narravo io e mi hanno detto: complimenti Felice, davvero, perché ci vuole tanta abilità nel saper improvvisare senza prepararsi un testo scritto e impararlo a memoria, un qualcosa che sia coinvolgente. Fai fin qui, va bene. Ma quando si parlava di momenti di gioco, diceva: manca tutto. Ma perché quello dice mi alzo? Ma perché quello, invece di dire lo guardo male, non lo guarda male? Ma perché quando quello parla nessuno lo guarda?
cioè nessuno è attento a quello che sta facendo, cioè ma manca la base, manca il piano d'ascolto, mancano le cose, cose che con un tutorial su YouTube di recitazione classico capisci una base che poi non è che devi fare l'attore, cioè proprio un discorso di mancano le reali competenze. Io faccio questo esempio, ma potrei parlare, io non ho competenze a livello grafico, ad esempio. Siria, infatti, è la donna che morirà di infarto fra un anno e mezzo a causa mia, proprio perché deve cercare di compensare tutte le mie mancanze. Una responsabilità. Capito? Tech, che è la figura che è lì dietro, che è un mostro in ambito tecnico, cioè nel senso è... Io lo vorrei fare vedere in questo momento, però non ho come girare la telecamera. Quindi... No, non da girare. Nel senso... Cosa voglio dire? Lui possiede quelle grandissime competenze, no? Che possono prendere un canale che ha appena cominciato e farlo già diventare di una qualità non concorrenziale, di più. Capito? Quello che noto è non tanto una mancanza di competenze, perché quello ci sta. Io pure se guardate i primi video di Wikiroll, che ai tempi Dangerous in cazzo, voi non ridireste. Però la cosa che secondo me mi rende bravo non è il fatto di essere bravo, come dico sempre, il fatto di crescere di giorno in giorno in continuazione, studiare in continuazione. Io passo il 90% del mio tempo studiando e il 10% creando contenuti. Quindi, voi siete attori, performer, editrici, esperte in narrazione, tech che è un tecnico, eccetera, eccetera, queste cose qua. Quindi, la cosa che vi chiedo è, voi pensate di poter davvero portare al livello successivo non il gioco di ruolo, ma lo show del gioco di ruolo, perché di questo si parla. Domanda brutta, lo so. Ci carichi una responsabilità che noi non stiamo cercando, nel senso che quando ti dicevo che siamo creatori di contenuti un po' come i neri per caso, quindi diciamo content creator per caso, c'è anche questo, noi lo facciamo per lavoro, è vero, ma per spezzare una lancia per tutti i giocatori di ruolo, è vero che se un tecnico o comunque una persona che ha una competenza in una direzione ascolta qualcuno che questa competenza non ce l'ha o guarda qualcuno che questa competenza non ce l'ha, e in nessun manuale di gioco di ruolo c'è scritto che devi sapere come impostare la voce e come chiudere le vocali aperte e chiuse, insomma, o avere un minimo di infarinatura di dizione. Ti posso dire che una delle cose che più facilmente mi disturba l'orecchio, e avendo io un orecchio abituato a sentire questa cosa, sono proprio le edizioni che non sono assolutamente curate. Ma d'altra parte, perché dovrebbero curarle? No, dici qual è il... Ma io sono un tecnico, cioè io lavoro in questa dimensione, è naturale che a me una cosa del genere possa dare più fastidio, così come alla tua amica che, occupandosi di questo tipo di direzione, io vedo una cosa o la guardo con l'occhio dell'attore e dico no, questa cosa non può andare da nessuna parte, non c'è niente che certo. Le consente di essere uno spettacolo, che le consente di essere uno show, o lo guardi con l'ottica del giocatore di ruolo e quindi con tutto quello che sai esserci dietro, perché quando sei sul palco tu devi ricordarti, oltre a tutte le tue competenze tecniche di studio, il copione che certo. Di fondo hai. Mentre sei in una scena di con questo non voglio dire che una cosa è più difficile dell'altra, sono due cose completamente diverse ovviamente, ma quando tu sei in una fight durante una sessione hai da tenere a mente il ruolo del personaggio che devi improvvisare, le abilità del personaggio, se sei un caster quanti slot hai utilizzato e quanti ne devi utilizzare, cioè hai da tenere a mente tutta una serie di funzioni oltre all'interpretazione, anche la tecnica del gioco, che comunque rimane un gioco, voglio dire, che ha le sue regole, certo. Che ha, cioè, se vuoi portare avanti la narrazione puoi avere il master più elastico del mondo, ma sì. Altrimenti non giochiamo a questo gioco e ne facciamo un altro. Sì, ma poi pure per chi streama deve vedere, ok, vediamo le statistiche di OBS, se sta perdendo pacchetti, aspetta che devo attivare il suono, mettere le fight, eccetera, eccetera. Quindi sì, le variabili diventano incredibili, ma assolutamente. Infatti okay. Io qua farei un attimo un punto di sunto, perché in realtà l'ultima cosa di questa discussa in realtà era già compresa, ok, neanche se non in modo così esplicito, nel discorso in realtà che ha fatto Ambra, cioè in merito alla qualità della narrazione, cioè appunto ci sono delle cose che vengono portate online, ok, personali spesso, che sono divertenti per te, però che se devi dare in pasto a qualcuno troveranno infiniti problemi dalle tecniche esitative, che a me mi viene da ridere perché non sono capace di pronunciare, astento a volte parlo in italiano,
figurati quando inizio a parlare altre lingue perché devo fare i nomi, cioè cose assurde. Quindi mi ci trovo molto in questo discorso qui. Però appunto questo è, appunto, per fare il sunto, no? È un problema che in alcun modo si può risolvere. Cioè, è inevitabile che la maggior parte dei giocatori di ruolo giochino di ruolo e basta. Quindi ogni volta che il gioco di ruolo entra in un altro campo di competenza, la narrativa, la dizione, la musicalità, come fai la scena, come guardi quello lì, il momento che esce fuori da questi bordi, si perde, cioè diventa merda, vista da quel punto di vista. Un gruppo di gente che va al tavolo e fa cose più o meno casuali, tipo delle scimmie. No, ma questo è uno dell'aspetto di un esperto quando vede un gruppo di giocatori di ruolo. Però, tornando appunto al discorso dello show, e quindi riconnettendoci anche a quell'argomento lì, se viene portato non un gioco di ruolo come D&D, che appunto, come lei stava dicendo, che tutta una serie di competenze tecniche che ti tolgono, cioè come puoi dire che stai lì a guardare le liste di incantesimi a fare la build con te il personaggio e contemporaneamente ti metti anche a fare l'attore, qui stiamo sovraccaricando un attimino le cose. Però se quella parte viene asciugata e viene invece usato un sistema a canovaccio, virgolette, cioè fai uno show in cui la narrazione è condivisa, quindi più simile certamente all'esperienza teatrale, magari si può trovare un punto d'accordo. Perché nel momento in cui tu dici al giocatore, tu non mi devi imparare la build, imparare, diciamo, devi dare, più prestami un occhio a come pronunci le parole, prestami un occhio a come ti muovi, magari si può creare, come dicevi tu, quel discorso di qualità nel quale porto il gioco, porto la mia sessione, però come show, come qualcosa da far guardare agli altri, perché vado a tagliare magari certi elementi tecnici e a poi iniziare certi elementi, sì. Assomigliare di più a un'esperienza di tipo teatrale. E poi finisco tutti l'argomento finale della live, che è emerso, cioè questo è quello che è emerso alla fine, questo paccone qua. Sì, infatti. Sì, secondo me ci sono anche piccole cose. Allora, secondo me il discorso dell'addizione, per esempio, lo trovo estremamente esagerato per quanto riguarda il gioco di ruolo. No, certo, era un eccesso, ovviamente. Sì, sì. Però ci sono delle piccole, anche perché poi il personaggio, cioè tu puoi avere l'addizione perfetta, però poi dipende che personaggio fai. Cioè, io potrei farmi un personaggio che è balbuziente e posso avere l'addizione perfetta, ma sempre balbuziente resta. Sì, quindi, certo. Potrei decidere che abbia un difetto fisico, un difetto nella parlata. Dico, tolto questo, però ci sono alcuni piccoli, per esempio una critica che ha fatto la tua insegnante è stata quella lì, che non c'era ascolto mentre quello descriveva e faceva un'azione, quello si stava guardando magari le proprie magie, quello stava controllando cosa aveva nello zaino. Ecco, per esempio, educare i giocatori sotto questo punto di vista, quindi, che è una cosa che raramente ho visto fare sia da master o letto in dei manuali. Per esempio, prima di iniziare, in un certo senso, educare i giocatori su questa cosa, sull'ascolto, sul fatto che si è più persone, sul fatto che... cioè, non solo educarli sulla meccanica del gioco di D&D, ma anche educarli un minimo su quelle piccole regole che poi alla fine, a prescindere secondo me se tu fai un contenuto o meno, comunque alzerebbero sicuramente la qualità della campagna stessa. Ma anche appunto emotiva, cioè se io passo il tempo invece a trovare l'incantesimo giusto, che poi ci sta, è parte del gioco, ma io cerco di entrare in quello che stai dicendo, no? Ti ascolto col cuore, no? Passatemi il romanticismo. Mi immedesimo di più e mi lego di più a quel personaggio. Cioè, ma non è che dico che dobbiamo fare gli attori, ci mancherebbe altro. Infatti. Ma non servirebbe nemmeno, capisci? Appunto, quello che stavamo dicendo noi è proprio questo. Inizierebbe a essere meno divertente se devi. Sì, diventerebbe una performance più che. Ma quindi la domanda che pongo a voi è: quanto deve essere spettacolo e quanto deve essere gioco puro? La verità sta sempre nel mezzo, voglio dire, nel senso che il gioco puro può anche essere un bello spettacolo, secondo me, se si rispettano determinati canoni, determinate regole. Il segreto, così come in tantissime altre cose, a mia opinione, è l'umiltà. Nel senso, come hai detto tu stesso, il cercare di rimanere tanto da giocatore quanto da master, come da performer, qualunque cosa nella vita, aperto al miglioramento e alla crescita. Se, giustamente come diceva Boatta, a un tavolo si riesce a costruire un'atmosfera, un tavolo che sia concreto, che sia virtuale, un'atmosfera di ascolto, un'atmosfera di star bene insieme, poi le cose vengono fuori da sole. Uno degli esercizi che si fa più spesso, ed è, non a caso, è un termine che è venuto fuori tantissimo durante questa diretta, è l'ascolto.
che probabilmente è l'unica vera abilità dell'attore che io consiglierei di trasportare sul giocatore di ruolo. Perché ascolto non è soltanto sentire le parole che vengono dette dal master, dal compagno giocatore, ma ascolto è avere il polso della situazione tua e dei tuoi compagni, capire che cosa sta succedendo non soltanto nello spazio ma emotivamente. Esatto. Capire quando lasciare la parola a un altro giocatore perché magari ha giocato di meno, capire quando, anche perché ricordiamoci che se parliamo in un ambito di gioco di ruolo, la vittoria, cioè, non è se riesci a completare la quest, ma è se alla fine della sessione, quando vai a berti la birra con i tuoi amici, stai continuando a parlare della sessione perché ti ha preso tanto. Sì, sì, a voglia. Quello, quindi, di fondo, non è importante che uno sia un grande attore, un grande professionista, in qualsivoglia direzione, perché siamo tutti capaci di immedesimarci. Io trovo tanto. Sarebbe tante sufficiente volte quello per portare al prossimo, al next level. Avere l'umiltà di trovare la dimensione, che sia da master o che sia da personaggio, di starci dentro. Cioè, io trovo, da persona che fa in qualche modo l'interprete, difficilissimo allontanarmi dalla razza umana quando faccio un personaggio, perché mi faccio delle domande che probabilmente sono sbagliate. Come lo vive il senso del tempo un elfo? Sì, giusto. No, che non è affatto una domanda sbagliata. Cioè, come faccio io ad avere 100 anni ed essere a livello 1? Cosa ho fatto in questi 100 anni della mia vita? Cioè, sono una serie di domande che mi pongo senza avere bisogno di pormela, perché poi si macellano le meccaniche del gioco, voglio dire. Secondo me a questi tipi di domande si possono trovare risposte. Sì, si possono trovare tutte le risposte che vuoi, però poi si, non so, poi scenderemo nelle meccaniche. Nel dettaglio che in questo momento probabilmente non ci interessa. Sicuramente ho giocato elfi in passato, sicuramente ho giocato centenari a livello 1 e sono giustificabili in entrambi i modi. Scusa un attimo, ma parlando a proposito di questa cosa dell'ascolto, mi hai fatto tornare una scena che è successa giusto un paio di giorni fa su Project Zomboid. Project Zomboid, per chi non lo conosce, è un gioco di sopravvivenza ad un'apocalisse zombie, dove appunto esiste un server che si chiama Zombie RP, dove gioco anche di ruolo. È un full RP molto immersivo e anche a volte un po' troppo iperrealista, però insomma ci lavorano molti ragazzi ed è abbastanza talebanicamente iperrealistico. Sì, talebanicamente iperrealistico. Volte, diciamo, bellissimo, che spinge più sull'iperrealismo che sulla giocabilità, però ci può stare, perché comunque alla fine il prodotto è molto bello. A proposito dell'ascolto, ovviamente abbiamo appena finito di giocare la fase 0, che diciamo che è pre-apocalisse. Il gioco solitamente è nell'apocalisse. Questa volta hanno deciso di far circolare quel mese prima che si scatenasse l'apocalisse. È stato fantastico perché ci ha permesso di fare un tipo di ruolate che solitamente non fai durante l'apocalisse. Una delle prime persone che è morto, quindi mentre diciamo ad apocalisse avanzata, 10 anni dopo che l'apocalisse è avanzata, se muore un personaggio, comunque anche se è il tuo migliore amico, la vivrai in un certo modo. Appena ancora l'apocalisse non è scattata, ti muore qualcuno, la vivi in un altro modo. Comunque muore il capitano della polizia, questo ragazzo che si chiama Tancredi, che è uno di quelli che ha iniziato a giocare il ruolo secondo te, bravissimo, ha fatto una scena fantastica, praticamente si è messo a piangere in VoIP perché era morto il capitano, singhiozzando, cioè una scena veramente pazzesca. Io non le farei quel tipo di scene perché non mi diverto, ma lui è stato bravissimo. Mentre si finisce questa scena arriva un altro personaggio che fa un cuoco di origine francese e arriva da lontano, tutti seri davanti alla tomba, e arriva questo qui che non aveva appunto dato, non aveva ascoltato niente e non aveva capito qual era l'ambient, diciamo, il sentimento che si esprime là. Arriva il chef francese e fa: sono finiti i pancake, va bene lo stesso se facciamo, metto la crema, questo davanti alla tomba con quello lì disperato, del disperato che stava piangendo, e questo qui senza proprio, che non me ne frega, ragazzi, finito il pancake. È stato, io là ho dovuto spegnere il microfono perché sono scoppiato, è stato divertentissimo, però sì.
se la guardi dal punto di vista appunto del gioco di ruolo, dell'immersione, del realismo, che uno muore e tu arrivi là e così ragazzi fai pancake, perché sai che tanto il tizio che è morto tra 5 minuti si è creato un nuovo personaggio, un nuovo bimbo, sì, una cosa, e giocherà di nuovo, no? Però si è perso un po' tutta l'ambient che quel ragazzo con la scena che aveva fatto aveva creato, ed è stato fantastico. Però cioè, vederla questa forse si trova, io l'ho rivista proprio su Twitch, sul canale di un ragazzo che ha iniziato a streamare. Bellissimo questo. Quindi la scena ancora credo che si può vedere, perché l'ha messo un paio di giorni fa su... Fantastico. No, ecco, Gil, vi chiedo a te, quanto ci sta effettivamente? Perché da un lato tu dici, no, quello era se fossimo a teatro, e poi spunto io a fare sta cosa, ma la gente ride, ma il regista mi picchia per sempre, tipo la cosa da un lato. Dall'altro io penso, ma solo come l'ha raccontata ci siamo scassati alle risate. Quindi, qual è la morale secondo te? Dirò due cose, dirò quello che dicono tutti, cioè del... come si dice, dipende dal tavolo, se muovi serio devi farlo, se muovi piacere puoi farlo. Secondo me questa cosa non è vera, perché tu metti in un serio ma avverrà sempre questa scena, e secondo me quella è una parte integrante al gioco di ruolo, perché sono d'accordissimo. Perché sono una di quelle persone che tende spesso a ruolare nel modo molto, cioè, tipo, molto dettagliato, però ci sono dei momenti, mi parte il trick, in cui sono capace di mettermi a piangere durante una sessione, ma non potrei mai darmi fastidio una giocata del genere. Cioè, devi fare una giocata del genere, fratello, questo può succedere solo in un videogame online dove non hai la contezza di chi è presente. Tra l'altro, aspetta. Io non ho chiesto al ragazzo che faceva il fuoco, ma probabilmente lui proprio si era perso l'audio e tutta la situazione, cioè lui si è avvicinato in cioè, quindi è stata una situazione comica secondo me non voluta, però non ho chiesto io. Però per esperienza, questa proprio per esperienza personale, ho anche avuto dei giocatori che invece non sanno leggere situazioni. Vuoi dire, a tutto c'è un limite? Sì, ok, ammetto che nessuno dal vivo da me ha fatto una scena in cui mi sono detto a piangere. Però, per esempio, c'è stata una scena, mi ricordo, in cui uno dei miei giocatori era veramente incazzato. Ok, c'è proprio messo, c'è quello di fianco, ragazzi. E lui non ha letto la situazione, perché anche lì tu dici, ascolto, sì, specialmente Dungeon Master, quella è la cosa importantissima da fare, capire il mood che il giocatore sta cercando di creare. Però secondo me è inevitabile, ma un inevitabile positivo. Quello è tipo un tratto peculiare, perché in nessun romanzo, in nessuna serie TV, in nessun medium c'è questa cosa. Non c'è mai... È sempre costruita la spontaneità che si viene a creare, anche specialmente se per chi fa l'ARP. Cioè, cazzo, può essere veramente un momento incredibile. Secondo me è preziosissima come cosa. Qui, guarda, chi dice il contrario. Io sono dell'idea che se non stiamo facendo uno show e se siamo al tavolo a giocare fra amici, fatelo tantissimo, non vi fermate, sì, no, perché poi insomma, cioè, ci si deve divertire, quindi alcune delle mie campagne più divertenti erano proprio in quest'ottica, addirittura una l'abbiamo fatta proprio con l'ottica di voler essere in un mondo che fosse orientato a questo tipo di cazzeggio, per cui è stata una campagna divertentissima, di assoluto disagio, ma abbiamo giocato a D&D tra virgolette, cioè abbiamo usato le regole di D&D per confrontarci col mondo, ma non c'era, non aveva un assetto epico. Poi tutto sta nel prodotto che puoi andare a portare fuori, ecco. Io penso anche che, anche hai citato il LARP, capita, perché capita regolarmente di fare la battuta fuori ruolo, sei di presenza, sì. Magari vedi anche persone che vedi soltanto in quelle occasioni, per cui ti capita di fare la battutina del non ci vediamo da 6 mesi, e quindi sì. Magari ti è appena morto il PG e vai dal tuo gruppo e tanto che non ci si vede, cioè sì, può capitare, e capita tantissimo. Però vi posso dire che quando riesci a infilare la battuta nel momento giusto in ruolo, quindi con il tuo personaggio, con anche cascando dal pero, come è successo allo chef francese di Zomboid, voglio dire, ma se riesci anche con l'ingenuità di un personaggio o con col carattere del tuo personaggio a fare la stessa cosa, il livello è automaticamente decuplicato.
poi sì, sì. Altro, secondo me i momenti più comici non sono nelle campagne, appunto come dicevi tu che avete fatto la campagna Caciarona, ma sono proprio nelle campagne super serie, perché cioè la risata alla fine scatta sempre perché c'è qualcosa di inaspettato, quindi quando una campagna è super seria nel momento più incredibile dove c'è il boss più pazzesco, arriva il nanerottolo halfling da dietro e spara risata incontenibile di Tascia. Sì, il master dice una battuta sì, sulle proprie chiappe, sul master, e mentre c'era invece il paladino che stava per, era appena partito con, che ne so, il discorso epico di fine campagna, arriva quello lì e distrugge tutto con una semplice cosa. E per questo che è sempre momenti, il caso di avere dietro il mago che possa castare mutismo. Sì, silenzio. Ragazzi, nel Signore degli Anelli tutti amano Gimli. C'è un motivo, ragazzi, per questo, effettivamente. Certezza di morte, scarse probabilità di successo, cosa aspettiamo? Cioè, è fatto apposta, no? Durante la battaglia che dice non dirlo all'elfo. Se ce la fai, si gioca per ridere, io penso. Poi ognuno, perché è tutto il gioco esperienziale, il piangiamo e facciamo grandi giocate epiche, ma si gioca per star bene. Quello che ti fa star bene. Però appunto, secondo me le due cose convivono, anche perché banalmente quante volte succede una tragedia e c'è quello che si mette a ridere? Sempre. Cioè, è capito? Cioè, sono cose, secondo me, appunto, la campagna più è seria, i migliori set le ho fatte in campagne serie. Cioè, una cosa appunto, come dico nella chat, è uno show. Okay, sì, di mettere un mondo su uno show, fai il teatro, ma è un altro medium. Però nel gioco di ruolo puro, diciamo, in compagnia, sì. Cioè, è inevitabile, soprattutto se sono parti che esistono da tanto tempo e quindi che hanno già un affiatamento di gruppo e una storia personale passata. Sì, sì, è vero. Perché escono fuori tutte battute a riferimenti, ad accadimenti, sì, a poi vecchie campagne o a storie appunto successe già effettivamente tra quei personaggi. Quindi poi, essendo affiatati, spesso c'è anche un tempo comico. Urca. Sì, quella sintonia che tu hai, Alessio, ad esempio, che fa anche comicità, appunto, quanto è diverso, cioè, anche con io e lui abbiamo, stiamo facendo in questo spettacolo che stiamo preparando una coppia comica, cioè lui è quello serio, io sono il buffone, tra virgolette, no? Cioè lui è il buffone serio, io sono il buffone stupido, e con me sono uscite delle cose bellissime, ma proprio improvvisate, no? Totalmente, che poi diventano parte del nostro copione. Però vuoi mettere quando Alessio si mette a recitare con uno con cui ha sempre recitato da tutta la vita, che gli escono in automatico quelle cose? Quanto creano content? Quello nasce dall'ascolto, anche quello, per tornare alla parola famosissima. E quanto è difficile azzeccare un tempo comico quando la campagna la stai facendo su Discord, per esempio. Sì, sì. Infatti, allora, per esempio, l'ultima giocata all'ARP, nonostante era un sacco che non giocavamo, tempo 5 minuti, abbiamo trovato comunque una sintonia che abbiamo iniziato a tirare fuori storie o comunque, che ne so, io accennavo ad una cosa che in realtà era appena improvvisata e lui continuava la storia proprio perché comunque c'era una certa affinità. Ah, il discorso delle scrofe nel porco e là nel porto. Il porto. Le scrofe nel porco, effettivamente. Perché il mio personaggio si chiama Ubaldo Cavalcascrofe, che tra l'altro cosa? È un halfling, è un titolo, che corre sulle scrofe, insomma, usa come cavalcatura una scrofa. E appunto, parlando e riportando questa cosa nell'ARP, così improvvisando è uscito fuori che nella città dalla quale venivamo noi è usanza comune fare queste gare di scrofe lungo tutta la panchina del porto, perché è una città famosa per qua. Interessante, e da lì abbiamo iniziato a tirare fuori un sacco di nomi, giri di scommesse, chi ha vinto, il nome della scrofa, tutte cose improvvisate che ovviamente sono uscite perché già noi abbiamo lavorato a teatro facendo teatro ragazzi, abbiamo fatto fiabe, abbiamo organizzato assieme qualche cabaret inserendo alcuni elementi di magia, quindi insomma c'è già una certa affinità e soprattutto c'è l'ascolto di cui si parlava prima, perché io so che se dico una battuta, anche se lui al momento magari sta parlando e girato un attimo di spalle, so che lui capterà comunque qualcosa e magari mi darà l'attacco per continuare, certo, questo discorso. Anche perché ricordo che Alessio è giocoliere e Boat è un prestidigitatore, quindi stiamo proprio
Squatta è il vero giocoliere. Io ho rubato parte delle sue tecniche che mi ha gentilmente insegnato. Sì, io faccio giusto un paio di cose: vado sui trampoli, mangio il fuoco, cammino sui carboni ardenti, ho fatto body performance con sospensioni, faccio il prestigiatore, ho fatto il giocoliere, ho fatto il clown, ho lavorato prestigiatore per sbaglio, chiedo scusa, come attore appunto nelle fiabe, al teatro qui al Vittorio Emanuele, ho lavorato al Teatro Stabile in Abruzzo, insomma ho girato, ho vissuto a Roma per diversi anni, ho per 30 euro vi raccoglie gli ulivi, sì, raccolgo le olive, sì. Esattamente, però ecco, questa è una cosa che io ritengo affascinante, che ancora adesso in Italia il 99% dei content creator sono persone comuni, ok? Io sono una persona comune, Gil è una persona comune, passami il termine per persone comune, no? E sta attraendo sempre più competenze attoriali, artistiche, letterarie, eccetera eccetera. In America già gli attori stanno giocando di ruolo, cioè io ho visto un sacco di attori che si stanno prestando a giocare, eccetera eccetera. Sì, ma loro e hanno iniziato i critical role erano del giro in qualche modo, sono tutti doppiatori o esattamente la gente che comunque ha già un seguito nel settore, ecco. Assolutamente. Adesso quanti si stanno avvicinando al gioco di ruolo e quanto effettivamente il medium del gioco di ruolo qui in Italia sta attraendo anche attori, cioè persone competenti in questa cosa. Guardiamo Dungeons & DJs, ad esempio, sono radiofonici che hanno coinvolto persone nello spettacolo. Io solo per il fatto che c'è Rocco Tanica, perché io amo le storie tese. Cioè, però proprio per dire quanto effettivamente da un monopolio del ragazzetto della stanza, passatemi il termine, che è un termine che odio per deformazione, no? Perché vai a editare audio, video, capire come si streama, eccetera, eccetera, da solo a 16 anni, cioè wow! Ma a parte questo, sta attraendo sempre più competenze. Il fatto che io veda performer, letterari, che hanno aperto un canale in quest'ambito nel 2023, capito? È affascinante. Cosa ci sta dicendo questa cosa? Dove stiamo arrivando come mercato? Come contenuti, dove stiamo arrivando secondo voi? Lo chiedo anche a Gil questo. Chi vuole cominciare? Io brevemente, perché questa volta ho ben poco da dire. Sono assolutamente impreparata su questa domanda, se volete la verità, però volevo rassicurare il commentatore marrone, di cui non riesco a leggere il nome, sul fatto che sì, sono ancora viva e stavo esercitando il mio ascolto, come diceva appunto. È la produzione comunque, Tappi. Era tech comunque, per intenderci. Esatto. Il commentatore marrone, cambia il nick. Commentatore marrone. Adesso gli faremo cambiare il nome dell'account per avercelo il commentatore marrone. Commentatore marrone. Cioè, per le competenze che avete, potreste parlare di libri a una qualità eccelsa, potreste parlare di cinema, di teatro. Beh, ma in realtà non abbiamo parlato di B&B. Esatto, tra i progetti che stanno per partire comunque ci sarà anche B&B, che è Board and Breakfast, il formato di talk che avremo il lunedì mattina alle 11 in diretta, e poi avremo la replica, come dire, in differita direttamente sui nostri canali. Visto come ma tu pensa che scelta alle 11 di mattina di lunedì, cioè non si può comunque fare. Vi volete male, ragazzi, infatti. Sì, no, ma io infatti ho cercato di dimostrarlo un pochettino dal trailer su cui stiamo lavorando, quando uscirà si vedrà, proprio lavorare su questo concetto che è le 11 di lunedì mattina, cioè ragazzi. Ma guarda, vi ho detto, il pensiero era nato dal fatto che non c'è nessuno che streama alle 11 di lunedì mattina. ci sarà un motivo. E invece sì. No, ma io penso a quelli che durante la pausa, la merenda, no? Presente, sei al lavoro, dici tu, vabbò, sai che mi faccio il caffè di metà mattinata. La seconda colazione. La seconda colazione. Esatto.
io vengo anche dalla radio, per cui per me fare la trasmissione alle 11:30 era normale più o meno, perché uno, tra l'altro, è una delle fasce in cui la radio è più ascoltata. Io non posso scordarmi diverse mattine a teatro, anche prima. Mamma mia! Ne ho fatte, ne dovrò fare. Magari fai la seconda replica. Se infatti quello che sto facendo io, la prima alle 9, la seconda alle 11, e poi stessa serata ci abbiamo il serale, mi è capitato recentemente. La mattina è il pubblico migliore di sempre, le scuole. Le scuole, mamma mia. L'ultimo spettacolo che io sono entrato là in scena, entro io, apro lo spettacolo, no, camicia bianca, capelli lunghi, tutte le prime file, wow, c'è Gesù, 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 basta, bambini, vabbè, 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 allora io vi chiedo, vai. A questo bed and breakfast, questo. Che hai detto questo, cioè che dicevi di cosa potremmo parlare, l'idea è proprio questa, una mia passione sono i giochi da tavola, ne ho anche una collezione discreta condivisa con un amico e giochiamo spesso. Con Alessio è nato appunto un parlare di diversi giochi da tavola, alcuni non li conosceva e li voleva provare, alcuni già li ha provati, e quindi da lì è nata l'idea, ma se ci vediamo per farci una partita il lunedì mattina alle 11, nei primi due turni spieghiamo un attimino di cosa si tratta il gioco senza voler scendere a fare proprio il tutorial. Quindi l'idea è quella di due amici che morti di sonno alle 11 del mattino si incontrano per farsi una partita e chiacchierare un po' del più e del meno, parlare di film, di serie TV, di giochi, di GDR, di LARP, di videogiochi, un po' parlare di diverse cose e perché no, qualche volta riuscire, appunto, qualche volta magari coinvolgeremo pure te e verrai a farti una partita con noi. Non solo, ma sappiate che i vari contatti che stiamo reperendo in queste settimane di collaborazioni con Wikiroll, con... anche con Gil, potrebbe arrivarvi una telefonata da noi in orari mattutini per mandarvi direttamente sul programma. Ci verrà un quindi dubbio, chiameremo Gil. Lunedì mattina sapete che siamo noi, rischiate di essere in diretta. Pronto, sei in diretta. L'idea è proprio quella, sì, infatti, giusto, giusto, giusto. Ma una piccola anticipazione, perché doveva durare un'ora e siamo tirati chissà quanto, e poi faccio chiudere a Gil. Che cosa faremo insieme? Tu già l'hai detto, ma cosa faremo, più che altro come lo faremo? Noi, la campagna dal vivo. Cosa sarà di figo? Volevi cosa che ci rispondessi io, scusa, no, pensavo sì, che... Vai Gil, sì, Gil, vai Alessio, cosa fare la campagna dal vivo? E poi lascio la parola, poi facciamo i saluti e l'ultima parola la diamo a Gil, così annuncia anche la campagna che giocheremo. Guarda, cos'è che non abbiamo detto della campagna dal vivo? Cosa vedrà su schermo il pubblico? Ah, ok, intanto la pubblicità, credo, in questo momento. Quindi no, se sono abbonati allora, sentiranno comunque. Allora gli abbonati, solo per gli abbonati, nel frattempo prendo tempo da proletario perché faccio finire lo spot pubblicitario, ecco, adesso posso dirlo. Ma oggi a Gil hanno regalato l'abbonamento, quindi la nostra idea è di creare un format che abbia un visuale fissa sui giocatori che saranno a un unico tavolo, ci sarà una camera che inquadrerà il master, quindi ci sarò io in quella camerina che dirigo la partita e avremo in più una dice cam fissa perché vogliamo fare i tiri in analogico con i dadi veri, quindi vedremo di tirarli in un posto fisico. Vorrei sollevare le mani e fare una prece per la nostra produzione che si è arrampicata sul tetto per montare la telecamera, per inquadrare la dice cam, perché ad Alessio è venuta la malsana idea, ma sai, sarebbe carino avere la dice cam dall'alto. Prendiamo un esattamente. Dolly. Esattamente, borissianamente parlando, qui ci sarebbe un dolly. Sì, sì. Quindi praticamente, lo dico perché abbiamo la dice cam con i dadi dal vivo... che tireremo, perché sì, quindi tireremo i dadi fisici, lo voglio dire. Quanto più analogici possibili, soltanto per quello che riguarda l'esplorazione di eventuali dungeon o di fight, come dire, preparate da campagna, anche perché come dicevamo prima, noi per cominciare dall'inizio stiamo cominciando dal set base, proprio inizio.
e avremo, utilizzeremo Telspire come software, che è un software che vi invito ad andare a esplorare anche come tra i vari VTT, perché ha un grande potenziale, uno staff che continua a caricare contenuti molto spesso e in maniera sempre più costruttiva, ascoltando anche la community di cui il nostro tech ormai fa parte in maniera proattiva. Quindi avremo le mappe che ci fornisce la community di Talespire attraverso la loro pagina. Fortunatamente le avventure pre-made, quindi in questo caso il nostro viaggio a Phandalin lo hanno già fatto quasi tutti, quindi le mappe ce le abbiamo già a disposizione. Tra l'altro io mi domando, Felice e Ghilmo, voi l'avete giocato? Non ancora, mai letto. Io l'ho letto tutto quanto, non l'ho giocato. Sono arrivato, l'ho letto ma non l'ho giocato, sarà la volta buona che lo riesco a giocare probabilmente. Sì sì, io ho sempre avuto il starter set appena uscito in italiano, l'ho comprato, l'ho aperto, bello, chiuso, mai più riaperto. Una cosa che probabilmente faremo di lato rispetto alla campagna sarà fare una sorta di starter set come giocarlo, visto che in effetti non è un prodotto assolutamente immediato, tu apri e inizi a giocare, come invece spesso capita di pensare quando lo compri. Sarà forse la parola starter set, vero? Sarà il concetto di starter set che ti illude di questa cosa. Quasi starter set, ci siamo quasi set. Allora, avremo la campagna di presenza, avremo Felice a portata di mano. Letteralmente per paura mia, che ho paura degli scappellotti. Zitto! Ho paura di sberla, praticamente. Il sogno di Siri. Io sono lontano e Boatta è contrario alla violenza. Quindi... Ecco, sì. Non c'è divagando. Ma io sono contrario alla violenza su di me, contro gli altri. E lì ci sta. Giusto. Sono assolutamente sicuro che proprio nell'ottica degli argomenti trattati questa sera ne vedremo delle bellissime. Giusto, sono contento. Gil, io ho parlato tanto. Cosa vuoi dire di venerdì? Per venerdì? Allora ragazzi, in realtà, nonostante si sia parlato di tanti argomenti, c'è una somma anche che si può tirare. Può essere difficile, ok? Quando tante persone parlano di tanti argomenti diversi, magari segue il video, no, la testa si trigga in alcuni punti, però complessivamente spesso... inizialmente molti si perdono, perché voi che ci seguite non state, no, mi stiamo guardando faccia a faccia, ok? Però sono tutti quanti spunti, state lì, ascoltate tutto quello che sto detto ragazzi, perché il prossimo livello da qualsiasi punto di vista lo si guardi deriva sempre dall'interazione con gli altri, da ascoltare altri punti di vista. Cioè è banale, però è una cosa importante sottolineare. Quindi, anche se potrebbe essere assurdo fare un sunto di tutta questa discussione, il sunto si può fare semplicemente in questo modo. E per rubare quella quarta volta la parola di Alessio, ascoltate, qualcosa nella testa si triggerà. In merito invece, per quanto riguarda a venerdì, cioè quindi quello che intendo portare io, appunto ragazzi, anche per dire alcune cose che sono state accennate qui in questa live, io ragazzi mi considero, come Dungeon Master, ho visto la volta Felice, un 10 su 10. Non puoi dire cazzo, ma chi ha dire 10 su 10? 10 su 10 nel senso che in quello che io voglio fare non ho ancora trovato qualcuno che mi possa insegnare di più. Quindi, diciamo, fino a prova contraria è un 10 su 10. Però contemporaneamente la vita è enorme, no? E ci sono un sacco di competenze che in questo caso, per esempio, verranno a mancare, ok? Tante cose in cui io so che altri sono migliori, veramente l'interpretazione del personaggio Felice la fa meglio, cioè mani basso, cioè c'è poco da dire. Però, mentre questa campagna non vorrà essere uno show, vorrà essere un qualcosa di più didattico, cioè penso che al 99% dei giocatori, specialmente le che abbiamo due community su D&D in edizione, gli farà bene e sarà istruttiva, perché se vuoi replicare una certa cosa al tuo tavolo, sì, puoi farla come vuoi, fino a un certo punto. Ci sono dei dinamiche che impari semplicemente con l'esperienza, e ci sono una serie di competenze che esistono solo nel gioco di ruolo. Banalmente parlando, come appunto dicevo anche prima ad Ambra, puoi saper scrivere una storia, ma non detto che quella storia sia giocabile, cioè detto che sia calabile effettivamente in un gioco di ruolo. Ed esistono ambientazioni, esistono tecniche, esistono cose solo il gioco di ruolo, per il gioco di ruolo fine a questo mondo, che non possono essere traslate in altri ambienti.
quindi è quello che venerdì vorrò un pochino portare in questa campagna. Quindi ragazzi, mi dissocio da qualunque lavoro teatrale, faccio due passi indietro, quello lo faranno i giocatori, infatti saranno i giocatori che dovranno fare questa cosa. Io ho lasciato la palla e ho nascosto la mano, come è giusto che la Dungeon Master faccia, presa la vostra responsabilità. Io mi occuperò di fare no? un po' di insegnamento, un po' di mostrare nuove tecniche, se così possiamo dire. Saremo là ad apprendere allora. Allora ragazzi, io voglio ringraziare prima di tutto, poi ringraziamo alla fine appunto, ma non per importanza, Artefactum TV, alcune persone. Di tutto voglio ringraziare Tech! Grazie Tech, l'uomo dietro... Il commentatore marrone. Il commentatore marrone, voglio ringraziare il grande Tech che renderà possibile tutti questi progetti futuri e passati e presenti di Artefactum. E voglio anche ringraziare la Santa Lilith che sta appunto facendo, ci sta aiutando in tutto questo. Sempre c'è anche la Santa Siria dietro, perché Siria ragazzi è onnipresente, è lei il vero capo di tutti. Cioè Siria è il vero capo di Artefactum, di Wikiroll e di Rursus Draconis. Sì, è così. Nessuno può dire che non è così, ragazzi. Quindi mi presti Siria per fare il graphic a me? Ma guarda, non è che io devo prestare Siria, è Siria che si presta a fare le cose. Se... Sarà difficile. Tu che vieni prestato a Siria per fare il master. Esattamente, capito? Funziona così. E voglio appunto ringraziare tutte quelle persone che ci stanno rendendo possibile tutto questo, ragazzi. Io voglio ringraziare quindi Artefactum TV, perché con loro ci vediamo venerdì prossimo, ma non solo, con loro io mi vedo letteralmente martedì mattina, perché abbiamo roba da fare. Dobbiamo fare la sessione zero, dobbiamo sistemare il set, fare le prove, eccetera, eccetera. Quindi seguite non solo loro, ragazzi, che io appunto vi ricondivido in questo momento il link per potervi iscrivere. Seguiteli anche su Instagram, perché poi pubblicheremo lì tutti i cosi, no? Come si chiamano? I retroscena, il... Come si chiama quando costruisci il set? Il backstage, esattamente, il backstage di come costruiamo queste cose, ragazzi. Voglio ricordarvi di iscrivervi ovviamente al canale di Rursus Draconis, ragazzi. Rursus Draconis, il mio co-conduttore. E ringrazio tantissimo Artefactum TV, grazie mille Alessio, grazie mille Ambra, grazie mille Boatta. Che puoi dire cosa significa il termine Boatta per chi non è siciliano? Beh, la Boatta è la latta, la lattina di alluminio, quella dove solitamente si mettono i pomodori pelati, quella è la Boatta. A Boatta, esattamente, anche in Calabria diciamo, a Boatta e pomodoro diciamo noi, lattina. In realtà è un francesismo, perché viene dalla Francia. Quindi sembra una cosa molto proletaria, in realtà... Si utilizza in dialetto siciliano e credo anche in Calabria proprio. Sì, a Boatta. Anche in Campano. Anche in Campania, sì, al sud. Boatta, a Boatta internazionale. Boatta è il più forte del mondo, esattamente. E Gil, a te la chiusa. Devi lanciare il ride. Allora, con calma, io la chiusa perché stavo di averla fatta prima. La chiusa intendo i ringraziamenti, queste cose qua, bla bla bla. È così incredibile, ragazzi. Pure in Molise si dice la Boatta. Sì. Dappertutto, ragazzi. È una cosa appunto internazionale. Ogni singola regione d'Italia è piccola nazione a sé stante. Benissimo, ragazzi. Allora, io ringrazio tutti. Ringrazio di nuovo tutti quanti, ragazzi. Ci mettiamo venerdì prossimo. Seguite tutte queste varie iniziative. Vedete cosa volete fare, impegnatevi sempre ragazzi, fate buona serata e andiamo a fare questo ride. Che facciamo questo ride, Felipe? Lo facciamo al salotto di Giano, ragazzi, dove c'è Laura Cardinale, salotto di Giano, quelli che hanno la vera accademia per insegnare il GDR, ragazzi, andate tutti là. Davvero, li ho intervistati in un Wikitalk, fanno le cose incredibili, hanno una vera accademia dove insegno il gioco di ruolo, dalla narrazione alla cosa fatta da professionisti ed editori, quindi incredibile, ragazzi. Ragazzi, grazie mille! Grazie a voi. Rursus Draconis, Artefactum TV e Wikiroll. Buonanotte. Ciao ragazzi. Notte.